Ah, scusa, stai andando. Niente paura, dimmi pure. Tumios si pronuncia? Tumjos. Tumjos. Sì. Ciao John, cominciano già a scriverci. Non la vedo io, Attendi qualche secondo. Attendi qualche secondo perché ci vuole sempre un pochino. Benvenuti, buonasera amici di Racing Team Italia, amici del motorsport, amici di Gran Turismo Sport. Sono Arlo e questa sera siamo sul bellissimo circuito di Laguna Seca, spettacolare. Siamo qui col campionato Super GT Gruppo 2 e sorpresa, sorpresa, ma neanche tanto sorpresa perché ve l'avevamo annunciato, questa sera con me in cabina di commento c'è il grande Billy Bulli. Buonasera e benvenuto Billy. Ciao a tutti ragazzi, qui è Billy Bulli che vi parla, sono già emozionato e vi do il benvenuto nella famiglia GT Sport Team. Qui siamo con il Racing Team Italia per la nuova tappa appunto del Super GT Series 2020 e ci aspettiamo grandi cose con queste potentissime GR2. Lascio la parola al nostro carissimo Arlo e poi ci sentiamo più tardi. Assolutamente, grazie Billy, ti ringrazio per essere con noi questa sera, ci fai un grande onore e appunto con questa tua ospitata nel nostro canale di Twitch vogliamo rendere ancora più pubblico, ma l'abbiamo già fatto insieme nei nostri social e nei rispettivi gruppi, insomma, rendiamo ufficiale questa partecipazione della famiglia di Racing Team Italia alla vostra famiglia di GT Sport Top Team in questa collaborazione, in questi bellissimi campionati che voi organizzate, e appunto partirà questa bella avventura insieme che sicuramente porterà tante belle cose, Billy. Questa Sicuramente sera. tutti insieme su questo grande stradone andremo a scrivere la storia del Gran Turismo. Certamente, certamente faremo assolutamente dei grandi numeri, delle grandi serate, dei grandi eventi e ci divertiremo un sacco, ne sono certo, Billy. Questa sera siamo pronti con questo campionato che tu gentilmente hai deciso di accompagnare insieme a noi con la tua voce, con la tua presenza esplosiva. Qui siamo già alla quinta tappa, cioè alla quinta gara in teoria, alla quinta, scusate, pista. Sono un po' emozionato anch'io, alla quinta pista di questo appunto campionato, ma siamo già alla nona gara, quindi come sapete sono due gruppi, il gruppo 2 e il gruppo 3, che corrono rispettivamente il lunedì e il martedì e noi li contiamo appunto in successione, quindi c'è questo, come si dice, questa continuità nel campionato. Stavo guardando che ci sono delle difficoltà nella live. Mi dice che siamo offline. Attenzione. No, io vedo che siamo attivi, hai 41 spettatori, vedo i Ci messaggi vedi? che vanno. Invece Arlo vedo, almeno per quanto riguarda me, non so te, controlla perché io sono fermo sul Peppo e lui è Sì, fermo ai box e io siamo non riesco a fermi. muovermi. Siamo tutti fermi sul Ah, Peppo, che tra l'altro i ok. meccanici sono là che non cambiano le gomme. Ecco, è arrivato un meccanico adesso che sta controllando che Ok, cavolo succede. ci sono un po' di bug. Probabilmente chiediamo alla regia di confermare questa cosa. Per cortesia, date un occhio. Eventualmente, se c'è da far pulire a qualcuno, date questa comunicazione.
se posso essere d'aiuto, io per la mia esperienza inviterei Peppa a uscire e rientrare, perché se siamo tutti bloccati su di lui, il problema è proprio lui. Quindi magari fatelo uscire dalla stanza e rientrare, in modo che vediamo se si ristabilizza. Sì, assolutamente, assolutamente. Io direi di dare questa comunicazione, se la regia gentilmente mi dà una mano in questo. Io però vedo uno schermo nero davanti a me, quindi vediamo un attimo se riesco a ristabilire tutto quanto. Ho un attimo che provo a ricaricare la pagina, scusate ragazzi, ma se vuoi scrivo anch'io, che posso scrivere. Sì, tranquillo, adesso di solito. Ah, ecco, ok. Ho risolto il problema, ho trovato qual è il problema. Perfetto. Un momento. Infatti si è sbloccato tutto, perfetto. Intanto, mentre Arlo sta cercando di risolvere la situazione, prendo in mano il microfono, perché siamo qua, ragazzi, sul circuito di Laguna Seca, storico circuito, che nel 2008, ricordate, grande battaglia tra Valentino Rossi e Stoner, questi attacchi che al cavatappi, ragazzi, vogliamo vedere oggi quante bottiglie di champagne andiamo a stappare in questo cavatappi. E poi, ragazzi, una piccola informazione, anche giusto per chiarire, il nome corretto è Mazda Raceway di Laguna Seca, quindi qui lo chiamiamo Laguna Seca, però il nome corretto è questo. Siamo in California e siamo qui, tra l'altro ci hanno dato una bella regia, siamo belli larghi con due belle poltrone qua, io e Arlo, e cominciamo ad ordinare da bere. Signore, per favore, portateci due chepirine e un paio di americanine qui a stelle strisce, che ci stanno qua nella live, giusto Arlo? Ci stanno benissimo. Io, come ti ho detto, sto cercando di risolvere il problema in questione con il mio PC, più che altro. Adesso vediamo se riavviando. Portate pazienza, ragazzi, perché ci siamo. Intanto vedo da casa che state già scrivendo. Quindi forza, ragazzi, infiammiamo questa chat, che ci sono saluti per tutti. Allora, DDP78, vai, ciao bello. Allora andiamo avanti, ragazzi, forza, sotto Revenge 17174. E allora, questo cos'era? Il codice fiscale, oppure chiamate un aeropasti, perché se no lui non risponde. MR7 roba da matti, ci sei anche tu, forza ragazzi, perché qua iniziamo a scaldare i motori con queste GR2, mentre Arlo è qui che smanetta nel computer. Ci sono tutto. Ci sono sono tornato, un piccolo oscuramento temporaneo della mia linea, ma sono tornato operativo, eccoci qua. Allora torno al mio ruolo abituale. Ti ringrazio, Billy, per avermi sostenuto in questo momento. Dovere. grazie mille. Allora, intanto abbiamo i nostri piloti che cominciano i loro giri. Ti dico queste informazioni, caro Billy. Le scorse gare sono state dominate da un pilota che inquadrerò in questo momento, che è in quarta posizione e si chiama Mark VTS, un pilota che, come ti ho detto, ha vinto 3 gare di fila, ha dominato praticamente per tutto il tempo ed è stato insediato solo nell'ultima gara, anche se in realtà già in una gara precedente aveva l'opportunità di vincere, ma gli è sfuggita per un soffio, da un altro pilota velocissimo che andiamo a prendere adesso, che è in nona posizione e si chiama Dieguitos, che appunto ha vinto l'ultima gara ed è stato molto molto bravo. Questi per il momento sono i nostri due piloti di punta in questo campionato. Si sono messi in mostra. Sì, sono davvero distinti per la loro velocità, la loro costanza e la loro correttezza. Ma ce ne sono molti altri, sai, Billy. Per esempio ce n'è uno che va molto forte in questo momento, è in seconda posizione, si chiama Tunjos, un ragazzo riminese di origine colombiana. Ha circa 33 anni, se non sbaglio, ed è velocissimo, è un ragazzo molto molto veloce che secondo me deve solo trovare la quadra in questo gruppo di auto qui, perché ovviamente lui ha corso in altri campionati, in altre categorie, esatto, in altre categorie ha corso.
anche perché Arlo, appunto, oggi abbiamo in pista appunto GR2, quindi non è che sono le ultime della pista. No, per niente. 650 cavalli per 1100 kg di peso, quindi abbiamo una grande potenza sotto il culo di questi piloti, e oggi vedremo come sapranno dosare l'acceleratore. Io sicuramente mi andrò fuori di testa durante la live, quindi ragazzi preparatevi, mettetevi tutti comodi sul divano, lasciate le cinture di sicurezza, mettetevi pronti, attaccatevi ai braccioli, ma raccomando, preparate sul vostro tavolino tutto quello possibile da mangiare, una piccola lasagna, ci sta la dose di lasagna, un paio di salsicce, succhi di frutta per bambini, una birretta per i grandi e per i più esperti, un bel bicchierino di whisky, ma mi raccomando andate in bagno, perché qua per un'oretta non si batte ciglio e non ci si alza più, perché qua siamo con il Racing Team Italia e Arlo sicuramente si darà da fare per intrattenere il pubblico. Quindi ragazzi, se accendono i motori, siete in modalità belva qua con Arlo e Billy Bulli. Come sempre, come sempre Billy, e ti dirò di più, ho sotto mano in questo momento quella che è la classifica di questo campionato, e come ti abbiamo annunciato, come ti abbiamo spiegato, questo campionato si fa a team, ok? Quindi abbiamo team di due piloti per ogni squadra e per ogni categoria, quindi per un totale di 4. Gruppo 2, 2 piloti, gruppo 3, 2 piloti, tutti dello stesso team. Al momento c'è in testa il team Divergent, che è capitanato da Gatto Nero, Ali Gianni, Belmax e Mr. Robba. In questo particolare no, gruppo ci sono Gatto Nero e Ali Gianni, che corrono. Nonostante, diciamo, mi hai fatto capire che abbiamo due o tre piloti che emergono, quindi probabilmente i compagni di team non sono altrettanto veloci, e quindi esatto, esattamente, hanno portato il loro team al top della classifica, quindi questo è interessante. Così, bravissimo, bravissimo, hai capito al volo. Nonostante un pilota veloce, bisogna far conto che la squadra è unita, e quindi non basta uno che corre, giù tutto il gas per tutti i piloti, quindi vuol dire avere anche un bel campionato combattuto ed equilibrato, e questo è molto molto bello sia per le live e soprattutto per il pubblico, che non dà per scontato niente, quindi sono sempre attaccati per vedere chi vince e chi porterà a casa il premio del campione del Racing Team Italia. Bravissimo, quindi, bravissimo Billy, hai capito al volo quello che ti volevo dire, infatti è proprio così. Nonostante ci sono questi due piloti velocissimi, i loro team non sono in testa, perché appunto ci sono il Divergent Team, subito dopo il Crazy Gang, il Koji, che è quello di Mark VTS, subito dopo il Revel, dove corre Dieguitos, appunto, che sono solo in seconda, scusate, in terza e in quarta posizione. Terza e quarta posizione. Quindi, ragazzi, chiedo già scusa se durante la live, perché chiaramente non posso memorizzare tutti questi nomi. Certo, tranquillo, tranquillo. Sarò del mio meglio, sarò di sostegno ad Arlo in qualche sorpasso, in qualche azione di disturbo da qualche pilota, e quindi entrerò col mio modo un po' irruento e divertente, e quindi chiedo scusa appunto se non posso spadroneggiare, diciamo, con le parole pienamente questo campionato al 100%. Mi sentirete dire parole strane, spadroneggiare, e qui con Billy Bulli si spettacola, perché Billy Bulli c'ha un vocabolario tutto suo, ragazzi, e questo è anche un po' il bello. Siamo in live, si sbaglia, e se si sbaglia, ragazzi, c'è da ridere, non da criticare. Siamo qua tutti insieme per divertirci. Intanto, ragazzi, 50 telespettatori, forza sotto, ragazzi, 81 sono i messaggi. Invito tutti a scrivere nella chat, infuochiamola, facciamo sentire che ci siamo, perché da oggi Racing Team Italia fa un passo veramente potente. Schiaccia giù tutto l'acceleratore, siamo a 400 km orari, si aprono le porte dei GT Sport Team e si vola, ragazzi, e andiamo a scrivere insieme la storia del Gran Turismo. 52 telespettatori, e grande, una volta, grande, vai, si vola. Grandi ragazzi, grazie per il sostegno, grazie per essere con noi. Leggiamo anche un po' di messaggi nel frattempo. Si mette in pole position Speedy a sorpresa con 1:15:091, un tempone, bravo Speedy, che soffia la pole appunto a Mark VTS per soli 3 decimi, e dietro di lui a un soffio a 91 millesimi c'è il nostro Gigi Rox, che precede appunto Dieguitos a 1:55, poi via via vi dirò anche tutti gli altri. Comunque, dicevo, leggiamo un po' di messaggi. Salutiamo Lombo, che dice grande accoppiata top, poi abbiamo Revenge, grande commento, Loschi che fa un commento per tutto suo, It's Hot Beach che gli risponde, salutiamo anche Niscio che dice colgo l'occasione per salutare un amico californiano.
che è presente in circuito. Ciao Arnold Schwarzenegger. Ok, non ci eravamo accorti della presenza del governatore della California, ma lo salutiamo tanto, anche perché altrimenti ci spezza le gambine, e quindi gli facciamo un saluto, forza Svarzi. Salutiamo anche Omar, tanta roba, che fa il tifo per il suo Rebel Team, quindi per Diego e Alessandro. Salutiamo poi anche Mauro, Maufenice, Giovi e McCane, che fa il tifo per il team Patata. Poi abbiamo un nome che non riesco a leggere, MGVHHF, Lolli Picci, salutiamo, buonasera. Salutiamo poi, vediamo chi c'è altro, salutiamo anche Axel, che ci fa notare appunto il numero di spettatori crescente. Negative, poi salutiamo Alessio Odd, che è il nostro bravissimo Triable Fern. Giovi e McCain ci saluta personalmente a me e a Billy, ciao Giovi. Ciao. Salutiamo anche Thomas, che fa Thomas Turbato, che fa il tifo per Diego. Peppo Dillo, che saluta il King, cioè Gigi Rox e DP Garney, e via così. Abbiamo un bel po' di messaggi. Kimi Bracone dice: ma che bel canale, grazie Kimi. Molto bene, molto bene. Allora, caro Billy, torniamo alle cose serie. Speedy si è messo in testa, nel vero senso della parola, con questo bellissimo tempo, 1:15.091, ha fatto davvero un tempone. Ma attenzione, perché Gigi Rox, che tra l'altro è uno degli admin di RT, il nostro bravissimo Gigi, si è messo in seconda posizione a 0,53 millesimi da Speedy. Quindi stasera mi sa che Gigi è in gran forma e vuole, come dici tu Billy, spadroneggiare su questo circuito. Vorrà, sì, oggi, vorrà divertirsi anche lui oggi sicuramente. Oggi la vedo dura, perché io vedo dal momento che i primi sei piloti sono addirittura sotto di un secondo, quindi sono dentro un fazzoletto veramente, sì. Sono dentro tutti, quindi solo Aligiani in questo momento, attenzione, è staccato di un secondo, quanto la migliore, attenzione, 1:14.897 per Mark VTS, che non ci sta e vuole continuare la sua imperterrito, la sua spadroneggianza su questo circuito. Ti rubo i termini, Billy, perché stasera sono con te, voglio essere un po' come te, dai. Carlo, stai tranquillo, perché noi non siamo qua, ragazzi, non siamo qua per guardare i pantaloni dei sette nani, e non siamo qua per fare le mezze con Fu Panda. E allora andiamo sotto, ragazzi, diamoci dentro. Carlo, ti voglio bello carico, perché qui oggi ma lo siamo disastro. Sempre lo siamo sempre, lo siamo. Quindi, sempre bellissima manovra per MRC VTS, che è botta e risposta, altro che Adriano Panatta e Becchiero, qui si danno il nostro a sberloni, guarda come entra di traverso nel cavatappi Mark VTS. Il nostro Mark è davvero un pilota velocissimo, devi vedere, guarda, è una cosa incredibile, lo vedrai in azione stasera, lo vedrai in azione stasera, è davvero un missile ai box in questo momento, e quindi stanno cercando un pochino di scaricare un po' di carburante, gomme nuove nonostante non erano molto durate, quindi gomme fresche, quindi si prevede i prossimi 2-3 giri belli, tosti, pesanti, e vedremo un attimino chi porterà le proprie ruote davanti nella griglia di partenza, ma nella casella, quella davanti, quella che conta, e poi puntare tutto dritto per riuscire ad arrivare sul podio. Bravissimo, bravissimo Billy, l'hai proprio pensata giusta, l'hai capita giusta. Infatti adesso si mette in quinta posizione proprio uno dei piloti dei team in testa, il team Divergent, Aligiani, che anche questo è un pilota davvero molto molto veloce, che di solito ha la caratteristica di fare una bella strategia di team, proprio di gruppo, con il suo compagno di squadra, che è Gatto Nero, che però in questo momento è un po' attardato, è in 12ª posizione. Di solito, quando corrono, questi due piloti corrono sempre molto molto vicini, quindi non necessariamente nelle prime posizioni, però magari quarto e quinto, terzo e quarto, sesto e settimo, sono sempre molto vicini, e questo significa che si allenano insieme e hanno lo stesso passo, si sono messi d'accordo anche per la strategia. Infatti adesso li vedi, sono uno dietro l'altro e si tirano la scia, si danno i riferimenti l'un l'altro, quindi già dalle qualifiche potete vedere come questi due piloti hanno interpretato bene lo spirito di questo campionato e il lavoro di squadra, il lavoro di team. Molto bene. Anche
e anche, diciamo, quando si fanno campionati a squadre, quindi a team, comporta anche un'unione più dei team e anche certo. Modo di relazionarsi meglio piuttosto che gare di piloti singoli dove magari uno tiene nascosto l'assetto, tiene nascosto qualche trucchetto. Invece qua si tende certo. A condividere, perché è giusto che il tuo compagno, se rimane indietro, ti porta uno svantaggio, quindi è meglio averlo potente avanti al 100%, quindi con il feeling perfetto con la sua vettura, piuttosto che ti fa da tappo, ti rovina magari la gara. Intanto sto vedendo belle le livree, queste delle John Player Special, adesso sto vedendo che tu sei inquadrato dall'altra parte, scusate ragazzi, ma io sto vedendo, diciamo, su Twitch la diretta, che ci sarà qualche secondo di ritardo e quindi magari non sono proprio sul pezzo. Dimmi, ecco. Dimmi. Dimmi, no, Billy. Vediamo bellissime un pochino le livree in generale. Ah, grazie, grazie. Anche perché oltre ai piloti, diciamo, la bravura, ci sono anche i designer che chiaramente tante volte non si parla, invece anche l'occhio vuole la sua parte, quindi guarda, le livree sono veramente importanti, molto sportiveggianti, belle cattive, quindi ti ringrazio anche perché queste livree sono state studiate ed eseguite direttamente dai nostri piloti, che si sono dedicati a fare un bel lavoro, come vedi, come hai giustamente notato, e ti ringrazio. Sì, sono ore e ore di lavoro, perché tanti la gente pensa bella livrea, ma non sai e non si sa veramente quanto ci si dedica. Sì, quanto è tempo. Vero, è vero, è vero. Poi abbiamo dei mastri, proprio dei veri maestri di design per le livree, alcuni dei nostri piloti sono davvero specializzati e tanto sono bravi che addirittura i loro rivali chiedono loro di fare appunto la livrea per loro, perché fuori dalla pista i nostri piloti sono tutti amici, si vogliono bene e quindi si fanno anche questi bello, piaceri di questi team. Assolutamente. Tanto sì, stavo vedendo che in testa è cambiato qualcosa, perché comunque sì, si è ridotto un po' di stacco e si porta sotto Gigi Ross, come dicevi, altro pilota e veloce, quindi soltanto 95 millesimi, quindi ci siamo. Sì, siamo nella fase delle qualifiche che adesso devono darci dentro, no? Gli errori non sono ammessi e quindi è il momento ormai di Cavatappi, come ho visto adesso come ha tagliato bene. MRC cerca di sfruttare al massimo un po' la Valentino Rossi, ricordiamo, su Stoner, che poi ritratta era il 2008 se ricordo bene, e c'era questa Yamaha che si vedeva che perdeva chilometri con questa c'era questa Ducati che era una iena con Stoner, ma in quell'anno veramente è riuscito a fare un lavoro minuzioso, ha smontato Stoner, cazzo. Sì, è la forza di Rossi sta proprio nella sua testa, nell'essere più forte mentalmente degli altri piloti e riuscire a portare via loro la sicurezza, ed è un po' quello che fa anche il nostro Marco, perché Mark VTS è un pilota che mentalmente è molto molto solido, l'abbiamo visto soprattutto nell'ultima gara in cui poi per motivi di più che altro tecnici ha dovuto cedere il passo a Dieguitos, ma ha lottato con la testa lucida e fredda fino all'ultima curva, è stata una lotta bellissima. I piloti hanno tante volte, si pesano non soltanto per la velocità ma soprattutto per la costanza. Chiaro. E il modo come affrontano una gara, quindi con la mentalità davvero pilota, quindi strategie che tante volte valgono anche il 70% di possibilità di vincere in una gara, ecco. Certamente, quindi attenzione intanto, perché dietro le spalle di Mark VTS e Gigi Rox, che adesso fa un fuori pista, si è acclamato in terza posizione il nostro Black King, che questa sera è il nostro hostman come sempre ormai, a soli 13 millesimi da Gigi Rox, quindi attenzione perché Black stasera anche lui in grandissima forma su questa pista, secondo me gli piace un botto perché sta facendo veramente bene, anche se in realtà è un pilota molto molto veloce, però questa sera sta avendo uno spunto davvero incredibile, 13 millesimi soltanto da Gigi Rox, che a sua volta è a solo 95 millesimi da Mark VTS, quindi come hai notato tu prima, Billy, i distacchi sono veramente risicatissimi. Poi figuriamoci con queste alte velocità, e nonostante il circuito non ha grandi rettilini che favorisce molto l'aerodinamica, quindi la scia, però diciamo che quando si viaggia a 250-300 km/h sicuramente l'effetto scia porterà, è importante, diciamo, sì, a un aumento di velocità anche di 10-15 km, quindi vedremo staccate incredibili fino all'ultimo. Assolutamente sì. Staccate anche se e sforzeranno dei bei sorpassi, quindi qui veramente su questo circuito vedremo la bravura veramente dei piloti di stare in pista e sapere sorpassare, anche perché se mi parlavi che c'erano in pista la categoria N200 per esempio, N300, era un combattimento, diciamo, un pochino così con
velocità di punta più basse, e quindi certo, era più diverso. Ma invece in questo caso qua, bene, queste bestie devono riuscire a vincere con la strategia anche appunto la scia. Infatti, allora sono finite le qualifiche e abbiamo Mark VTS in prima posizione, Gigi Rox secondo, terzo Black King, quarto Speedy, poi soltanto quinto stasera il nostro Dieguitos, poi dietro di lui il velocissimo Tunjos, seguito da Ali Gianni e da Samtor in ottava posizione, che riesce a fare un pochino meglio delle solite qualifiche, compagno di squadra di Mark VTS, in nona posizione il nostro Raim, decimo Amamatsu Boy, undicesimo il Peppo, dodicesimo Gatto Nero, tredicesimo scusate Falco 72 e quattordicesimo DP Garney. Come di consueto, caro Billy, stasera facciamo una piccola intervista velocissima pre-gara a due dei nostri piloti, in particolare il nostro Gatto Nero, che dovremmo avere già in linea, però prima di tutto vorrei sentire se c'è la nostra inviata dai box. C'è la Debbie? Buonasera, ciao. Ciao Debbie, mi buonasera. Ciao, ti sentiamo, Aldo, ciao, benissimo. Billy. Ciao. Buonasera, piacere. Ciao. Ciao Debbie, è la prima volta che ti ho come inviata, sono onorato di questa cosa, mi fa molto molto piacere. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie per avermi invitato anche stasera. Grazie, grande, ci mancherebbe gentili. Altro. Dopo la bellissima grazie. Figura dell'altra volta, sicuramente sarai ospite fissa. Molto bene, grazie Debbie. Grazie mille. Allora io lascio a te la parola, dovremmo avere già i nostri piloti in linea e a te la parola. Vai Debbie. Va bene, grazie. Allora io vorrei stasera intervistare Amamatsu Boy e Gatto Nero. Sono con noi? Sì. Ciao, buonasera a entrambi, ciao ragazzi. Allora, comincio con le prime domande a entrambi. Allora, come vi trovate in questa pista? Cominciamo con Amamatsu Boy. Allora, questa pista è una bellissima pista, però un po' ostica per via della carreggiata molto stretta. Mi sentite, vero? Perché sì, ti sentiamo bene. È molto stretta e va affrontata con la massima attenzione, perché nonostante le vie di fuga sono larghe, sono tutte, quasi tutte prive di asfalto, quindi il minimo errore non perdona, e c'è una curva molto insidiosa che è il cavatappio, che tutti conoscono, che è un po' complessa da gestire, perché si può prendere in svariati modi, si può prendere magari più rapida o staccare proprio alla morte e poi percorrerà in ripartenza. Ci sono varie tattiche, quindi sarà un punto critico sicuramente di tutta la corsa, soprattutto a gomme usurate diventerà molto complesso da gestire. Sì. Gatto Nero, a te la parola. Ciao. Guido, ascoltami un attimo, ci dicono dalla live che non ti si sente, Guido. Devi fare condivisione della voce dal party, altrimenti non ti sentiamo. Non ti sentono più che altro. Intanto, Debbie, se vuoi fare un'altra domanda, ad Amamatsu, poi recuperiamo esatto. Guido. Grazie. Va bene, allora, come ti sei preparato per questa gara? Parli con me, Debbie? Sì, con te, sì, Alessandro. Ho fatto alcune simulazioni, ho iniziato con brevi simulazioni per capire che gomme usare, poi ho fatto alcune simulazioni soprattutto il sabato. La domenica ho provato solo dei giri veloci e devo ammettere che è servito un po', nonostante io sia ancora lento come sempre, però riesco no, a no dai, no però il problema è che questa pista, essendo molto corta, apre tantissime strategie, proprio perché essendo corta si può tentare anche l'attacco con poche soste, oppure si può anche tentare l'attacco con molte soste andando estremamente veloci. Questo sicuramente è la parte più alta della classifica, cercheranno sicuramente di fare tante soste
e viaggiare davvero spediti, perché già ho visto in qualifica hanno fatto il passo del 14 ed è spaventoso. È vero. Perché andando ad analizzare, per me già fare 16 è già fare tanto. Pensare che c'è qualcuno che riesca a viaggiare di passo agevolmente in una zona alta come il 14 alto, 15 basso, è un grande andare con queste macchine. Cioè, a Laguna Seca è velocissimo il 14. È vero. Pensare che le GT3, le gruppo 3 che gireranno domani, girano vicine al 21-22, diciamo quelle veloci, e sarebbero quasi 10 secondi in meno in una pista così corta. È davvero davvero tanto. Sì. Ok, nel frattempo mi dicono che abbiamo recuperato anche Guido. Mi sentite? Guido, ti abbiamo recuperato? Sì. Da datemi un segno che si sente da casa. Mi sentite? Si sente, ok, bene, benissimo. Okay. Niente, allora buonasera. Ti rifacciamo di nuovo la domanda. Ciao, buonasera di nuovo, buonasera, a te. Buonasera Debbie, buonasera a tutti i telespettatori. Allora ti ripeto la domanda, come ti trovi in questa pista? Ma allora, come stavo cercando di dire prima, quando il microfono non funzionava, non è una pista tra le mie preferite. Un po' perché ha delle vie di fuga che non praticamente inesistenti, al minimo errore sei fuori e vai sulla sabbia, perdi diversi secondi. E come si è visto anche dalle mie qualifiche, appunto, non ho fatto un bellissimo piazzamento, appunto, perché non è una pista, diciamo, che trovo a me congeniale al momento. Per il resto cercherò, appunto, di fare una strategia un po' cauta, cercando di non tirare al massimo, ma cercando di non uscire dalla pista, e così sperare di portare in fondo la macchina con un buon risultato. Va bene, ragazzi, io vi chiedo scusa, ma dobbiamo accorciare i tempi, perché altrimenti andiamo un po' troppo lunghi. Sì, mi scuso per... No, figurati, problema, figurati. Ma è la prima volta che vengo intervistato, quindi... Figurati, non ti preoccupare. Tranquillo. Ciao. Allora, ciao, ragazzi, io vi auguro una buona gara a tutti. Grazie. E a voi, regia. Grazie Debbie, sei stata gentilissima e preziosissima come sempre. In bocca al lupo grazie ai nostri mille. Piloti. Ciao Debbie, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Torniamo a noi, Billy. Siamo pronti dopo questa bella intervista dei nostri piloti e siamo pronti a partire. Quindi io direi al nostro Ostman di dare il via alla gara. L'ha già fatto, bravissimo il nostro Ostman Black King, che stasera è già... Intanto Arlo, da sottolineare 1.14.826, appunto, che è il nostro UTR, che appunto mi dicevi, UTS, scusa, che è velocissimo, infatti sì. È riuscito a piazzarsi in prima posizione in questa pole position. Sì. Quindi a te la parola per la partenza, che sarai bello carico, vai. Assolutamente sì, carichi come sempre, carichi a bomba, pronti per la partenza, si alzano i giri dei motori, i nostri piloti pompano adrenalina nelle vene, siamo pronti a partire, partenza lanciata come il solito, e quindi ci sono quei pochi secondi di attesa dopo la partenza delle macchine, eccoli che si schierano appunto uno dietro l'altro in pole position. Mark VTS, che è stato velocissimo come sempre, ma il nostro Gigi Lox stasera sembra averne abbastanza per dargli fastidio, e Black King a sorpresa molla una zampata e si mette terzi. Partiti i nostri piloti, Mark VTS schiaccia a tavoletta sull'acceleratore per distanziare subito Gigi Rox, ma lui non lo molla di un centimetro e vuole subito attaccarlo. Black King è abbastanza tranquillo, dietro di lui Speed in quarta posizione, si sta avvicinando un pochino Black King, che scoda un pochino con la sua Nissan GTR, Dieguitos che è quinto, ma sicuramente vorrà andare a dare fastidio a quelli lì davanti, perché non è abituato alle posizioni di rincalzo, con una livrea diversa stasera, un po' più chiara, ma sempre rispecchiando i soliti schemi. Molto molto bella, molto carina, bravi ragazzi. Tumjos in sesta posizione, un pochino staccato, un secondo e mezzo tra lui e Dieguitos, forse un cicinino in difficoltà su questa pista. Tumjos lo vediamo un po' staccato, speriamo che riesca a recuperare dopo. Aligianni in settima posizione, Team Divergent separato questa sera. C'è Samtor in ottava posizione, il compagno del Team Koji di Mark VTS in prima posizione. Raim nono, compagno invece di Gigi Lox in seconda posizione, che occupa la nona posizione. Amamatsu Boy, che abbiamo appena sentito in intervista, decimo, attaccato alle spalle dal Peppo,
che lo tallona da molto molto vicino, cerca di farsi vedere negli specchietti da tutte le parti, addirittura esce scodando dall'ultima curva per cercare l'attacco. Gatto Nero, come dicevamo, anzi scusate, Falco in dodicesima posizione, mi stavo dimenticando del nostro carissimo Aldo, che di solito mi fa da spalla nel commento e stasera è in pista con la sua bellissima Lexus verde del team Patata, in dodicesima appunto, dicevo, Gatto Nero in tredicesima posizione, che abbiamo appena sentito ai nostri microfoni, e DB Garney che chiude il gruppo in quattordicesima. Torniamo qui davanti perché Mark VTS non riesce a staccare Gigi Rox, che stasera ha deciso di dargli la caccia, di dargli un gran fastidio fin dalle prime battute. Gigi purtroppo nelle scorse gare non ha avuto grande fortuna, non è andato oltre la quarta posizione, ma sappiamo che ha il talento e la velocità necessaria per fare bene, deve solo trovare il giusto equilibrio con la sua bellissima Lexus del team Hell Racing Team appunto, che sta guadagnando piano piano qualche punticino, ma secondo me può fare molto molto bene fino alla fine del campionato. Non gliela vogliamo tirare assolutamente, speriamo che sia così. Black King tiene salda la terza posizione, seguito da Dieguitos, che ha superato Speedy. Attenzione, Dieguitos ha superato Speedy, ce lo siamo perso purtroppo, ma come dicevo, accidenti, ha anche una penalità di un secondo e sei Dieguitos, quindi dovrà scontarla entro 4 giri, perché questo prevede il nostro regolamento, sai Billy, quando un pilota prende una penalità deve scontarla entro 4 giri, altrimenti diciamo poi un secondo e mezzo, diciamo, su 4 giri, qualche staccatina da buon pilota, certo, riuscirà a tirarsi via questo peso dal casco, da sopra la testa. Intanto è incalzato velocissimo anche Speedy, che non ci sta verso la posizione, gli rimane attaccato alle costole praticamente un pitbull che comincia a mordere le caviglie, quindi non riesce, adesso sarà difficile per lui scalare questa penalità senza farsi superare, quindi veramente. Mentre là davanti, se ti porti davanti, nonostante lo spettacolo è per la terza e quarta posizione, ho visto che Pronti Via appena partiti, sia MRC VTS e Gigi Rock stanno facendo un altro mestiere. Per un attimo ci ha creduto VTS, che era riuscito a portare il suo vantaggio di un secondo, quasi un secondo e due, quindi stava cominciando a lasciarselo dietro per fargli perdere, diciamo, l'effetto scia, e invece come un mastino veramente Gigi Rox si ritrova ancora anche un po' forte da questa livrea, che ho visto che c'è su il Hellboy, quindi diciamo abbiamo su un supereroe, quindi attenzione perché anche qua i piloti si fanno forza con queste livree, si sentono un pochino dei veri campioni e anche loro dei supereroi di Gran Turismo, quindi attenzione, qui davanti fanno un altro mestiere. Hai ragione. In terza posizione invece Black King si è trovato a avere momentaneamente un svantaggio, diciamo un 5 secondi, ma 3 secondi e 9 dalla seconda posizione, era a 2 secondi quasi di vantaggio su chi lo segue, quindi su Dieguito, e invece sembra adesso un po' distratto probabilmente da sentirsi solo, non ha avuto punti di riferimento, ha perso qualcosina, e dietro c'è subito Dieguito che spinge forte, già sceso, intanto guardate sulla sua testa, è scesa la penalità di un secondo, che poi io più che penalità dico sempre che c'è una taglia sulla testa, e dietro c'è Speedy che si traveste di sceriffo, tira fuori le pistole e dice adesso questa taglia la prendo io, caro Dieguito, grande bagarre. Siamo soltanto ai primi 5 minuti di questa gara Endurance, che dura 60 minuti, ragazzi, 60 minuti di spettacolo, e adesso parola a grande Arlo. Dici benissimo Billy, il nostro Dieguitos, che è un pilota con i controfiocchi, sta cercando di fare tutto il possibile per tenere dietro Speedy, che stasera è indiavolato e ha nelle mani davvero tutti i cavalli della sua Lexus, sta facendo l'impossibile per sorpassarlo anche proprio a fronte di questa taglia, come hai detto tu, che c'è sulla testa di Dieguitos, che però sapientemente sta abbassando piano piano, curva per curva, staccata per staccata, e Black King, come dicevi, ha perso quel vantaggio proprio perché probabilmente si è fatto un pochino distrarre da quello che stava succedendo dietro di lui. Ha perso il punto di riferimento, e quindi non ha capito se andava forte o andava piano, ma adesso che vede dal suo specchietto il nome di Dieguito Bosse e la sua livrea, capisce che deve schiacciare giù tutto il gas. È arrivato il momento per questi piloti, veramente sin da subito, dai primi minuti, di dare subito giù veramente il gas, di dare tutta la potenza e fiato a questi cavalli, che sono 650, ricordiamo 1100 kg per queste bestie, per questa categoria GR2, e sono veramente potentissime. Poi ragazzi, sembra facile vedere questi piloti, ragazzi, sembra di vedere una gara vera, queste sono le soddisfazioni per noi che
che facciamo un pochino le live e comunque andiamo a commentare, sembrano gare vere ragazzi a tutti gli effetti, e questo ci carica anche a noi. E allora qui Billy Bulli con i peli delle braccia già alzati che ballano la samba qui e si fa emozionare da questi piloti dei Racing Team Italia. E voglio un bel saluto da casa ragazzi, forza tu da casa, andiamo a fucare questa chat, facciamo un po' il tifo anche per Arlo che ne ha bisogno sempre di sapere che ci siete e che siamo qua tutti quanti uniti per questo bellissimo gioco assolutamente sì, perché qua siamo veramente, i piloti si allenano settimane intere per riuscire poi a entrare in pista e confrontarsi con gli altri. Attenzione che per un attimo Dieghito mette le ruote sulla sabbia e dice ho prenotato Sicchiello e Paletta per lui, e cerca col suo ombrellone, anche se siamo fuori stagione ma qua siamo in California quindi il bagno è sempre facile. Dieghito ha prenotato una bella sdraio, e attenzione perché si riporta in pista, mancano soltanto 0,2, quindi 2 decimi per togliersi questo peso dalla testa, ed è veramente stato ottimo, un bravissimo, perché ha avuto attaccato proprio negli scarichi e speedy, e nonostante questo è riuscito a togliersi un secondo e mezzo mantenendo la posizione. Non è facile ragazzi, quindi è giusto anche far notare queste cose. Quindi Arlo veramente pilota ottimo, Dieghito merito a Dieghitos che è un ottimo pilota e lo sta dimostrando davvero tanto, il nostro Dieghitos, che appunto ha strappato la vittoria nell'ultima gara al velocissimo Mark VTS, sta tenendo testa a uno speedy indiavolato. Attenzione perché c'è un po' di timore reverenziale nei confronti di questo pilota, ed evidentemente si vede nelle reazioni degli altri quando lo vedono arrivare. Ma devo tenere conto anche di uno speedy molto molto veloce e di Aligianni che sta cercando di trattenere un Tumjos che invece questa sera si è risvegliato un pochino più tardi del solito, probabilmente ha dovuto accordare un pochettino la sua auto, le gomme, la pista, un po' tutto, ma sembra adesso averne un po' per andare a prendere Aligianni, fare una bella battaglia con lui e andargli a rubare la sesta posizione che era sua di diritto alla partenza. Quindi forza Tumjos, un altro pilota molto molto veloce. Diamo un'occhiata anche un po' nelle retrovie. Raim sta facendo gara un po' in solitaria, 4 secondi di distacco davanti a lui e circa 7 dietro. Ama Matsuboy anche lui un po' lontanino, 7 secondi appunto da Raim e 2 secondi dal Santor che lo segue. Ma attenzione, attenzione qui Santor esce lungo, attenzione. E ne approfittano Falco e Gatto Nero che si mettono davanti con una zampata del Gatto e del Falco, tutti e due hanno tirato fuori gli artigli e si sono messi davanti approfittando del piccolo errore di Santor che è andato lungo proprio al cavatappi. Santor adesso dovrà cercare di recuperare tutto il possibile sui suoi rivali. DP Garney chiude tutto il gruppo abbastanza staccato, il povero DP deve trovare un pochino la quadra con questa sua GTR per riuscire ad essere competitivo. Forza, forza Garney, vediamo. Attenzione perché è successo qualcosa, perché abbiamo Dieghito, vai su Dieghito perché si trova in sesta posizione in questo attenzione, momento. Attenzione, vediamo se riusciamo. Deve essere successo un po' un macello. Niente. Ho provato a vedere se riuscivo a recuperarlo con replay, ma purtroppo me lo dà già in sesta posizione, quindi deve aver fatto un grosso errore. Attenzione! Ancora mamma mia, tutti fuori grazie a questa sabbia ancora in curiosità, siamo fuori stagione ma tutti vogliono prendere gli ultimi raggi di sole, anche perché oggi qua in California ragazzi c'è caldo, io e Arlo siamo con la canottierina e l'infradito, io sono con la camicia hawaiana. Attenzione perché Black King va lungo in quell'azione, va a toccare anche Aligianni e lo fa girare, quindi il povero Aligianni ora si trova in ottava posizione. Ne approfitta Dieghitos per fermarsi ai box e fare la sua prima sosta, non so se questa sia la tattica che lui aveva in mente perché siamo solo al nono giro. Monta le super morbide, vediamo adesso quando riparte, vedo che fa anche carburante, quindi occhio. Dieghito stasera non sta facendo la sua solita gara, è uscito con super morbide e mezzo serbatoio di carburante, quindi stiamo a vedere che cosa succederà durante il resto di questa gara, perché come tu ben sai Billy, le strategie sono molto molto importanti in una gara di endurance e fanno la differenza. Noi possiamo fare il nostro lavoro, avere un quadro per quanto per quanto possiamo riuscirci, ma non sarà mai un quadro completo perché non siamo nella testa dei piloti, quindi chiaro. Magari
possiamo vedere piloti che non sono in mostra in questo momento, sono nelle retrovie, e poi negli ultimi 15 minuti di gara ecco che la strategia vincente viene fuori, così come il Mago Silva, Bin Salabim, viene fuori il pilota dalle retrovie e porta a casa la gara. Chiaro. Intanto Dieghito, non so se sei su di lui, sta combattendo con Aligiani, sta cercando di portare la posizione, all'esterno, all'esterno. E allora si ripete Arlo la lotta tra il nostro Vale con Stoner. Assolutamente. E messo dietro con un paio di sportellatine, ragazzi, voleva strappare via gli adesivi Aligiani. Attenzione, perché dietro di loro Amamatsu Boy e il Peppo stanno lottando proprio all'ultima curva, si sono anche loro toccati e sportellati. Ama non ne vuole far sapere di far passare il Peppo. Scusami se ti ho interrotto, Billy. No, attenzione, Dieghito sale all'interno su Aligiani, ancora si toccano di nuovo, sono appaiati in tutte le curve, in due nella curva. Attenzione, Aligiani sta facendo un ottimo lavoro di ostruzione nei confronti di Dieghito, che però ha l'urgenza di passare perché deve recuperare dopo quell'errore, deve mantenere Dieghito, i suoi punti in classifica in sì è veloce Dieghito sa di avere un po' più di potenza, non soprattutto potenza, ma ha un passo più veloce, soltanto che questa pista, dicevamo, non è facile, quindi se trovi qualcuno che gira anche due decimi meno di te, non è facile superarlo, perché assolutamente al cavatappi 100 metri ci sono delle curve, e quindi deve riuscire adesso, approfittando della scia, a buttarsi dentro. Vedremo un attimino adesso Dieghito cosa si inventa, magari una staccatona attaccandosi ai freni della San Brembo. Quindi prega per noi, mamma mia, piloti che vogliamo vincere sempre. Eccolo, eccolo qui, all'interno. Si butta la zampata di Dieghito, grande boss, è grande, ce la fa, e si mette dietro Aligiani, che lo deve lasciare passare, e gli porta via anche due adesivi. E in questo momento Aligiani cerca di dare botta risposta, si attacca negli scarichi e all'esterno, si ripropone adesso all'esterno. Attenzione, Dieghito incrocia, attenzione che incrocia. Ragazzi, che spettacolo! Dieghito ce l'ha fatta, ha messo dietro Aligiani, non ci sta ancora Aligiani, sono lì ancora una volta attaccati con queste fantastiche GV2 e la John Player Special di Aligiani. Deve mollare, e adesso Dieghito riesce a prendere il largo, è riuscito a prendere il passo giusto e ha già dato un certo distacco di quasi un secondo, e quindi probabilmente la battaglia qui è finita. E allora, ragazzi, grande spettacolo, per un attimo ci siamo trovati tutti belli eccitati, speriamo, andiamo in giro, vai Arlo, andiamo a cercare. Che emozione, mamma mia, adrenalina pura questa sera, come sempre quando vediamo queste gare. Intanto si ferma Gigi Rox per la sua prima sosta, e si ferma anche Speedy in terza posizione. Questi ragazzi stavano facendo davvero un altro mestiere, ma anche perché erano indisturbati, potevano fare la loro gara senza troppi problemi. E invece Dieghito si è trovato, non l'abbiamo visto come, con sicuramente stava battagliando con Black King, e si è trovato dietro, soltanto che Black King è riuscito a portarsi diciamo di nuovo in seconda posizione, probabilmente ha trovato meno traffico, mentre un po' più sfortunato Dieghito, che si è imbattuto in un Aligiani scatenato, che dopo essere stato toccato due o tre volte, che è uscito fuori pista, ha detto stop, adesso Aligiani le metto io le ali. E allora si è bevuto la lattina di Red Bull, metto le ali ed è volato e dava velocissimo, ragazzi. Quindi qua i nostri piloti sono veramente dei terremoti, giù tutto gas. Adesso per qualcuno incomincia la fase che si incazza e comincia a smontare il pedale del freno e lanciarlo fuori. Scusa se prendo sempre un po' la parola, così dimmi. Mi sento sempre a casa, ma volevo dire che qualcuno aveva detto di salutare il sindaco della California, quindi Arnold Schwarzenegger, ma purtroppo diciamo che oggi il nostro Arnold non è più come quello di una volta, però è sempre una grande bestia il nostro Arnold Schwarzenegger. Ricordiamo che oggi è qui sugli spalti, non da solo, è proprio qua vicino alla regia, noi lo vediamo, ecco, ci sta salutando. Arnold, guarda che ci saluta, ciao Schwarzi, ciao Schwarzi, ciao saluti Silvestre Stallone. Ma tra l'altro non è da solo, perché c'è anche, che non si vedeva, perché c'è anche Tom Cruise, che quello è piccolino, era dietro, non si vedeva perché era oscurato, era oscurato. Io per un attimo pensavo che era il figlio, invece guardalo, è proprio Tom Cruise insieme a Brad Pitt, salutano. Quindi, ciao ragazzi. Quando volete passare in cabina a dare un saluto, molto volentieri. Per questa gara stelle e strisce, quindi attenzione Billy, perché adesso c'è un piccolo dramma, come direbbero gli americani. A proposito, Mark VTS è appena uscito dai box, e dietro di lui, a solo un secondo e tre, c'è il nostro Gigi Rox, che la sosta l'ha già effettuata, quindi già gomme calde, già pronto all'attacco. Gomme calde, bravo. Attenzione,
hanno più o meno mezzo serbatoio per uno, quindi andiamo a vedere perché giustamente come chi è? Ah, intanto qualcuno fuori che è andato anche lui a raccogliere margheritine, che sono lì così a trovare margheritine in mezzo alla sabbia, eh? Era una litera azzurra, sì, ho visto, Black King probabilmente. Attenzione, la tavola rotonda un po' distratto in sesta posizione, perché... mi sembra strano però che fosse lui, dimmi. Andiamo a seguire veramente questi due davanti, perché come dicevi te è molto importante, perché Gigi sì, sono vicini, quindi alle gomme già belle in temperatura, mentre sforza adesso un giro velocissimo MRC VTS cercando di tenere giù, ferma questa vettura, perché comunque era di Pigarney, comunque 150 cavalli, chi era un altro? Era di Pigarney, il compagno di Black King, si è emozionato per il doppiaggio. No, li ha visti arrivare come due treni, ha detto mi sposto, altrimenti qua mi tirano sotto. Ha visto arrivare la freccia rossa, dice ultimamente la freccia rossa, hai visto che è andato fuori il binario, cioè, aspetta prima che vi prendono. Esatto. Assolutamente sì. Allora, comunque eccolo qua, la freccia rossa, il pendolino dei nostri cari amici Racing Team Italia, il nostro MRC VTS, che sta andando veramente forte, ma fa lo stesso mestiere anche Gigi Rox, gli è rimasto in colore, assolutamente sì, della sua livrea con Hellboy. Poi vorrei sentire da te un attimino in questo caso, appunto, come si muove la classifica in questo momento, diciamo. Allora, la classifica essendo appunti di team e non di singolo pilota, quindi vengono cumulati i punti dei due compagni di squadra. Mark VTS continua a fare incetta di punti, però deve fare conto anche che il suo compagno di squadra non è molto in alto in questo momento, anzi direi che è piuttosto indietro, perché è in undicesima posizione il povero Santor, che si deve anche difendere da una Mamatsu Boy abbastanza arrembante, mentre Gigi Rox deve contare sull'aiuto del suo compagno di squadra, che era Raim, qui al momento inquadrato, ed è sesto. Quindi attenzione, perché io non sono bravo in matematica, però evidentemente i nostri due piloti potrebbero avere la possibilità di portare buoni punti ai loro rispettivi team. Dimmi. Veramente ho i peli delle braccia alzati, e non solo quelli, ragazzi, non voglio dire dimmi. Si alza qui, ma io sento questi rombi quando scalano le marce, escono fiammate da questi scarichi, c'è un rombo che fa tremare le gambe, ragazzi, qui c'è veramente della potenza, queste vetture hanno il suo perché, e tra l'altro si punta sempre un pochino più alla reginetta a correre con le GR3, ma veramente avete fatto una bella scelta, perché comunque ogni tanto è giusto andare a rispolverare un pochino quelle più veloci, e abbiamo fatto anche noi una gara ultimamente, era la prima di dicembre, con le GR1, ed è sempre uno spettacolo, chiaramente macchine così veloci vanno. Guarda, un pochino su piste, ti accontento subito magari. Ti accontento subito e andiamo in cabina di pilotaggio con Ali Gianni, che è attaccatissimo a Raim, stanno per arrivare al cavatappi, sono quasi arrivati e gli è vicinissimo, e da dentro l'abitacolo della macchina sentiamo proprio il rombo del motore, possiamo gustare anche la bellissima grafica dell'abitacolo di questa Nissan Nismo, che affronta in questo momento il cavatappi, ed è sempre emozionante vederlo affrontare in prima persona. Mamma mia, la Rainey, tutti e due veramente impiccatissimi, e grande spettacolo sì, di questi due piloti. Ci sono dentro anch'io, guardate la strumentazione per questo Nissan Nismo, bello spinto con questa O rossa che mette un attimino ancora più di spirito racing, un po' più spirito racing. E poi guardate tutti questi bottoni, ragazzi, uno di quelli sarà il missile, perché questo adesso si tocca, Ligiani spara la missilata. Attenzione, e vediamo se farà saltare Raim, che conosco perfettamente, grande pilota, certo, grande battagliero, certo, anche lui. Quindi, ragazzi, in pista oggi abbiamo il top. E infatti potete vedere qualche toccatina c'è stata, ma ragazzi, ma la pista è molto molto complicata, soprattutto per questa categoria e per le alte velocità che queste vetture raggiungono. Non è facile assolutamente, quindi non andiamo a criticare se c'è stato qualche fuori pista, ragazzi. Qui no, e poi ti posso assicurare, Billy, bestie su una pista stretta e piena di curve, Arlo, quindi bravi piloti. Poi ti posso assicurare che i piloti di questa categoria, senza nulla togliere naturalmente agli altri, ma sono di una correttezza incredibile, non abbiamo mai avuto incidenti, non abbiamo mai dovuto ricorrere alla safety commission, ti assicuro, guarda, veramente uno spettacolo ad appelle d'oca. Sono veramente contento di aver
che ci siamo conosciute e di aver dato la possibilità appunto ai Racing Team Italia di unirsi con i GT Sport Team, perché questo è lo spirito giusto, questo è quello che cercavamo, quindi sono sicuro bellissimo, veramente che faremo delle gare assolutamente incredibili. Quindi ragazzi, Billy Bulli c'è ed è qua anche a disposizione per il Racing Team Italia. Bellissimo. Poi, nei social sicuramente Arlo con il suo staff parleranno meglio di questa unione, di che cosa vuol dire essere entrato nel GT Sport Team e che cosa andremo a fare. Vi dico soltanto ragazzi che fa 3 mesi Billy Bulli mette in piedi la trasmissione, una trasmissione che parlerà dei GT Sport Team, quindi anche dei Racing Team Italia. Andremo a vedere quindi invitati, quindi ci saranno tanti tanti invitati. Attenzione che vedo qualcosa, Aligiani è fermo, attenzione, sei su Aligiani. Sono con lui adesso, non so cosa stia succedendo. Qualcosa, l'ha fatto passare, si vede che si sono toccati mentre noi parlavamo, non ci siamo accorti. Andiamo a rivedere subito il replay. Siamo con Aligiani. Siamo con Aligiani. L'ha aspettato molto correttamente, l'ha aspettato, e quindi Raim riprende la sua 7ª posizione. Probabilmente sì, c'è stata una toccatina e giustamente, molto correttamente, come hai detto tu, Aligiani l'ha fatto ripassare. Questo ti dà l'idea di quanto siano sportivi e corretti i nostri piloti. Gattonero intanto si deve difendere da Samtor. Come ti ho detto, ci sono Aligiani e Santo e Gatto Nero che sono dello stesso team e sono in 8ª e 9ª posizione. Proprio come ti avevo detto durante le qualifiche, Billy, questi due piloti viaggiano sempre molto molto vicini in attenzione coppia. Ancora Aligiani, guarda là davanti, Aligiani ancora, fai vedere il replay se puoi, perché ho visto una tiene toccata, per un attimo è sembrato che Aligiani stava entrando nei box, invece è stata una sbandata, una toccata, ed è riuscito per un pelo. Vediamo cosa è successo. Anche perché i box non li stavano aspettando, là erano a farsi la birretta c'è stata la scodata, ha messo le gomme sullo sporco e appunto per cercare di tenerla è dovuto andare sulla corsia dei box. Molto molto bravo Aligiani a prendere le sorprese dei box. E poi ricordo tutti ragazzi che una volta i box bisogna mettere mano al portafoglio, perché le gare costano anche poi ai nostri piloti un bel 50 euro ai meccanici ogni volta, specialmente quando sono gare serali si dà anche il 100, poi è logico, chiaro, che chiaro. I piloti sono dei gran signori, danno anche la mancia. chiaramente. Comunque i nostri piloti, come hai visto, si spalleggiano l'un l'altro. Se commettono un errore, giustamente poi lasciano il passo al pilota al quale avevano ostacolato. Attenzione, se ti porti sul primo, attenzione, MRC VTS che all'uscita del box, c'è stato qualcuno che è uscito dai box e per un pelo lo prendeva in pieno, quindi ha fatto una manovra proprio di vediamo se riusciamo a rivederlo schivare. Ho visto qualcosa proprio così, provo ad andare a vedere, perché c'era Falco nella sabbia e ha dovuto un attimino fare attenzione, sabbia, perfetto. Sì. Questa sabbia veramente sembrano sabbie mobili oggi, che attirano veramente, si trattengono queste GR2, incredibile, tutte a raccogliere le margheritine da portare a casa, anche se io non ne vedo margheritine. No, qua nel deserto non cresce niente. Ma Falco c'ha l'occhio da falco e l'ha vista lui la margheritina nel deserto. No, Falco è un grande pilota e nonostante sia un po' in difficoltà questa sera, ma sicuramente si è accorto che stava causando del pericolo e si è tolto subito di mezzo, è stato molto molto bravo. Un piccolo recap, Billy. C'è Mark VTS che sta facendo un mestiere totalmente diverso ed è a 11 secondi e 2 da Gigi Rox, che in sua difesa sta cercando di mantenere dietro uno Speedy che è davvero indiavolato stasera, sta facendo dei bellissimi numeri, complimenti a lui. Se il nome Speedy, che a me ricorda qualcosa di quando ero giovane, questo Speedy mette un po' di agitazione, quindi assolutamente. Si prende una bella scarica di Speedy questo ragazzo qui oggi, ci farà vedere i numeri, quindi attenzione Gigi Ross, perché qua abbiamo uno Speedy che è indiavolato, bravissimo. Tom Joss si è portato in 4ª posizione nonostante all'inizio fosse un pochino in difficoltà, ma sta avendo un buon passo e riesce a mantenere la 4ª posizione per il momento. Sono molto contento per lui, vuol dire che si sta un pochino riprendendo. Bravo anche Dieguitos, che nonostante il casotto, chiamiamolo così, iniziale di quel contatto che gli ha fatto perdere un sacco di tempo e poi le successive fermate ai box, sta tornando in sé ed è al 5º posto. Bravo Dieguitos, e sta andando molto molto bene, sta andando a recuperare quelli davanti. Black King
Racing, che anche lui è stato un po' coinvolto in tutta quella bagarre, è sesto, è molto lontano da Dieguitos perché è a 11 secondi, è molto lontano anche da Rain che lo segue a circa 14 secondi. Poi c'è Gatto Nero che invece sta seguendo da vicino insieme al suo compagno di squadra Aligianni il buon Raim, e Santor che invece li vede lì e vorrebbe andarli a prendere e c'è quasi riuscito. Amamatsu Boy, che è il compagno di squadra di Speedy, sta attaccando Amamatsu Boy come meglio riesce, come meglio può, ed è molto molto vicino, quindi una bella bagarra. Ah, attenzione, attenzione, ho visto Gatto Nero. Gatto Nero uscire, andiamo a vedere che cosa è successo. Purtroppo in ottava posizione stava facendo benissimo il nostro gatto, ma il cavatappi ha mietuto un'ennesima vittima. Piccolo errore. Sono attratte dalla sabbia perché abbiamo visto anche Ali Gianni, quindi attenzione. Sì. Piccolo errore del nostro gatto, che purtroppo aveva messo le gomme sullo sporco per fare il cavatappi, poi in accelerazione la macchina l'ha salutato e l'ha portato, l'ha accompagnato vicino al muretto, quindi purtroppo attenzione. Invece, anche di pigarne Yamuro ultimo, mi dispiace molto, doppiato di pigarne purtroppo. Attenzione Arlo, io mi porterei sì. anche in decima posizione con Amamatsu Boy. Devi sapere che devi sapere che il nostro Alessandro Amamatsu Boy, che poi è anche il nostro grafico, è un po' il nostro tuttofare, uno dei ragazzi che ci dà una mano, lui è un grande appassionato di moto, corre in moto, e Amamatsu è dove fanno, appunto, se non sbaglio, dove fanno le Kawasaki Amamatsu, quindi quindi avrà una Yamaha, penso, dalle ultime foto che ho visto del suo profilo, se non sbaglio ha una Ducati, ma probabilmente è legato al marchio, legato, e si ferma, attenzione, ho visto qualcuno, Tumjos e Samtor si sono fermati. Gatto Nero adesso ad inseguire per recuperare la posizione. Dimmi l'ottava, l'ottava posizione, c'è proprio una battaglia, attenzione perché Amamatsu, è arrivato il momento di aprire la cassetta degli attrezzi, tira fuori martello e cacciavite e comincia a smontare. Aligianni è andato largo, Aligianni che gli porta via la posizione e cerca di inserirsi anche il Peppo che non ce la fa. Aligianni messo in mezzo come una sottiletta nel panino, e allora lui non vuole stare in mezzo, gli piace stare dietro, attenzione perché dietro lui riesce a gestire meglio la situazione, dice piuttosto che in mezzo sto dietro, attenzione al Peppo. Si ferma intanto Gigi Rox per la seconda sosta della serata e Aligianni deve difendersi con le unghie e con i denti dal Peppo che lo vede lì, è nella scia e sente tutta la scia. Attenzione Peppo che cerca di venire fuori dalla scia, si fa vedere con un durissima scatto improvviso. Ma ne approfitta, stasera è un combattente, sì, assolutamente, assolutamente. La sciapola e dice vai, e si porta un guerriero come due pugili, e adesso vai, colpi di gomitate alla di colpi di karate e un guerriero, piedi, le gambe, ma non si piegano questi grandissimi piloti, e soprattutto senza attenzione Peppo ci prova all'interno, c'è un po' di lag prova all'interno in questo momento e riesce a passare ancora all'esterno, ancora ci riprova il Peppo che dice io sono il Peppo e dietro non ci sto, quindi grande battaglia per questi due, mentre ne approfitta Amamatsu che ha preso un leggero vantaggio. Ecco all'interno, ci riprova all'interno il Peppo. Va all'interno, va largo Aligianni. Si affiancano, ma Aligianni. Lexus. Quindi abbiamo anche modo di vedere, caro Arlo, la potenza della Lexus, ma guarda che è molto un pochino più veloce, ma viene fuori meglio sul misto la Nissan, che è un'uscita di curva micidiale, riesce a scaricare a terra prima i cavalli, e quindi Aligianni, nonostante ho visto che ha preso delle traiettorie non tanto favorevoli, è riuscito con la potenza, diciamo, della sua vettura e il fatto che scarica a terra prima i cavalli di riportarsi avanti per un attimo. Adesso il Peppo comincia a dire devo cambiare strategia perché questo lo devo superare, e vedremo un attimino come se la studia. Si avvicina anche ad Amamatsu Boy. Skoda Aligianni, il Peppo non gli dà tregua, gli è sotto ad ogni curva e cerca di passarlo. Aligianni che va sui cerchioni, tra poco sì, eccolo infatti che si ferma. Intelligentemente Arlo rinuncia un pochino alla bagarre perché sapeva che un altro giro poteva costargli un altro fuori pista, che ormai non poteva più permetterselo.
Assolutamente sì, dici benissimo Billy, in questo momento davanti a tutti c'è Speedy che deve ancora fermarsi, seguito da Dieguitos che anche lui a sua volta deve ancora fare il pit stop e lo dovrà fare perché è in riserva sparata. Terzo Mark VTS che si è appena fermato, quindi ha fatto la sua sosta e adesso è fuori con gomme super morbide e tre quarti di serbatoio, quindi considerando che siamo a mezz'ora dalla fine, io non credo che finirà la gara con questi pneumatici, dovrà fare un'altra sosta sicuramente. E se quindi... il tempo passa, Arlo, e siamo al giro di boa, quindi è arrivato il momento adesso di ricominciare a tirare un pochino le somme, quindi vedere queste strategie, che cosa stanno portando i piloti. Intanto da casa chiedono che gomme monta Dieguito, probabilmente tu non hai, infatti vedo, non hai le sovraimpressioni che mostrano una, guarda te lo dico ve lo dico subito Dieguito, ragazzi, Dieguito è appena uscito dai box con le super morbide, ma è una cosa strana quella che io vedo a monitor, cioè Dieguito sa solo un quarto di serbatoio, non so se sia stato un errore o Sì, Arlo, vedo anch'io, ha poco serbatoio, ma intanto portati su Dieguito perché è su Speedy. Con Speedy, che sta Speedy e Dieguito ancora a battagliare, a tenere alto il cuore pulsante della gara in questo momento, è qua per la terza e quarta posizione, quindi si giocano il podio, nonostante non si vince oggi il campionato, ma comunque salire sul podio è sempre una grande soddisfazione. Certo. Numero 126 per Dieguito, che non molla con tutto il casino che ha combinato e si è trovato anche in mezzo ai casini, è ancora qua a battagliare con i primi e lui tiene alta la bandiera per il suo team e adesso davanti c'è Speedy che lo vede nello specchietto e incomincia a tirar via lo specchietto, butta fuori lo specchietto a fine stile, ma dice io non mi voglio distrarre, guarda solo avanti, giù tutto di gas, addirittura smonta Speedy, smonta il pedale del freno, lo lancia via, attenzione a Beckman, attenzione, ha preso in faccia uno del pubblico, ragazzi speriamo che Speedy abbia l'assicurazione perché ha preso in faccia uno, quattro punti di sutura che lo sono intemperati, intanto visto ma quando si tratta, attenzione, sì, ci deve essere un doppiato, quando si tratta di corse non c'è assicurazione che tenga, se sei fra il pubblico sai che può succedere, ti prendi quello che ti devi prendere e te ne vai a casa, te ne vai a casa con lo specchietto, bravissimo, bravissimo, molto molto bene. Allora intanto il nostro Mark VTS si è riportato nella sua posizione abituale, cioè in testa con 11 secondi di vantaggio su un Gigi Rox che stasera sta facendo davvero vedere di che pasta è fatto. Bravo Gigi Rox che sta tornando dove gli compete. Dietro di lui Speedy e Dieguitos stanno ancora lottando tantissimo, ma davanti a loro c'è un DP Garney che si fa da parte per lasciarli passare. Bravissimo, sportivissimo. Bravo, DP Garney, complimenti. Totalmente fuori pista per lasciare Dieguitos la strada. È infuocato. Arlo, sono preoccupato perché vedo Dieguito che ha proprio un quarto di serbatoio. Anch'io. Non credo sia una strategia, gli sarà scappato il tasto nel momento in cui c'era il rifornimento, gli sarà scappato il tasto e gli sarà scappata qualche Madonna anche, perché sicuramente non ha caricato carburante sufficiente, quindi a breve, entro due o tre giri probabilmente lo dovremo rivedere ai box, e quindi speriamo che oltre tutte le difficoltà che ha avuto, diciamo, durante questa prima mezz'ora di gara, ci prova l'esterno Dieguitos. Sanremo prega per noi peccatori, piloti che vogliamo vincere ad ogni costo e che non mamma sappiamo mai mia si ragazzi mamma che cosa ha fatto, che Arlo, manovra scusami. Vai tranquillo, scusami se ti porto via la parola, ma io vai tranquillo fare, io non riesco mai a fare l'ospite perché io poi mi entusiasmo, piango, rido, eccolo ci riprova all'interno. Ci riprova all'interno. Niente. Ci riprova niente. Si attacca agli scarichi. Questa volta mette la mano fuori dal finestrino e comincia a tirare l'alettone. Deve strappare via qualcosa. Dice: cazzo, Speedy, mi porta a casa un pezzo della macchina perlomeno. Perché dopo questa battaglia non puoi starmi davanti. Dice Speedy. E ormai Speedy va via dritto. E ci ha messo i paraocchi. Guarda solo avanti. Non sarà neanche di nuovo dietro. E quindi tiene botta Speedy da grande pilota nonostante questo assalto di Dieguito, e adesso stanno scendendo giù in questi scollinamenti incredibili, andiamo a vedere se ce la fa, perché in questo momento cerca ancora, approfittando della scia, ma non è facile, pista stretta, pochi rettilinei, potrebbe fare, sporca ancora le gomme, vediamo se ce la fa ancora questa stiamo staccata, con loro ancora qui Speedy. No, non ce la fa. Faccio tutto io, mai Arlo. Tranquillo caro Billy, siamo stati con loro per praticamente un giro, mi chiedono che fine ha fatto
Tumjos. Tumjos è in quinta posizione, vediamo ora che ha una piccola penalità di 0,6, però deve essere dovuto intanto... magari a un piccolo excursus sulla sabbia, niente di che. Black King invece in sesta posizione e Samtor settimo. Se vi chiedete per che motivo Tumjos è quinto e non quarto, è semplicemente a causa delle strategie e dei box, quindi niente, non è successo niente di grave. Ma attenzione, perché comunque Black King, se può rimanere anche su questa coppietta, perché stanno andando proprio a coppietta, vanno a spasso, sono veramente vicini, e quindi tra poco si infiamma anche qua, sì, per questa coppia di piloti, una bagarre incredibile sicuramente. Quindi questa Petronas della Selena per questo fantastico pilota Black King, ma abbiamo anche da vedere, perché subito dietro ci sono anche gli altri, quindi Samtor che Samtor è un po' staccato, quindi c'è Raim che è vicino ad Aligiani, probabilmente Aligiani cercherà di avvicinarlo ancora di più, anche se ormai il distacco è di soli 3 decimi e lo vede molto molto vicino il buon Raim, e vediamo se riuscirà a concretizzare un attacco nei suoi confronti. Qui è molto difficile perché è la parte della pista un po' più stretta e tortuosa, quindi non è facile. Questa salita facile, culmina poi sta studiando, comincia a vedere un po' di polvere sulla lettone, comincia a essere veramente vicino e nota dei particolari. Attenzione, e lì ci prova in questo momento, staccatona, giù che va a tappi, profitta, esce meglio. Samtor riesce a interpretare meglio questa discesa, questo scollinamento del cavatappi con il numero 23, forte appunto, dicevamo, di Hellboy, col suo sigaro in bocca, e lì che esce un po' di fumo, là dentro, l'avete visto che aveva il sigaro, e lui si è messo proprio anche l'accendisigari e anche il posacenere là dentro, dice a me non me ne frega di niente, ma mettimi il mio posacenere perché Hellboy si deve fumare il suo sigarone. E intanto attenzione, perché dietro c'è Raim che gli vuole spezzare le corna, non che abbia le corna, ma sapete che aveva questo problema delle corna, che se le voleva sempre limare Hellboy, se ricordo bene, giusto? Certo, certo, ricordi bene, sono un appassionato anch'io degli eroi della Marvel, e Hellboy fra l'altro è uno dei miei preferiti. È molto molto bene, questi ragazzi stanno davvero dando spettacolo come ogni volta. Io purtroppo stasera mi sto perdendo un po' di commenti dalla nostra chat, vorrei salutare un po' di persone che si sono aggiunte, saluto Red Angel, saluto Axel, di nuovo forse l'avevo già salutato, tanta roba, Lombo 79, insomma un po' tutti coloro che ci stanno seguendo dalla chat. Scusatemi se stasera sono un po' meno con voi nella chat, ma come vedete la gara è davvero serratissima stasera, e quindi c'è poco tempo per riuscire a guardare tutto quanto. Attenzione, perché Speedy si è rifatto di nuovo sotto, proprio per restare in tema del senza fiato, Speedy si è rifatto sotto al nostro Gigi Rox, e dietro di loro, ragazzi, si è materializzato come un fulmine a ciel sereno Dieguitos, che pensa te, Dieguitos, caspita, ha recuperato un sacco. Dieguitos, se non trovava traffico, poteva essere davanti tranquillo in seconda posizione, e comunque si stanno avvicinando, quindi questo terzetto tra poco ci darà veramente grandi soddisfazioni e ci sarà un grande spettacolo. Intanto vedo che le immagini si sono bloccate, non so perché, dal mio iPad vedo probabilmente è un freeze di Twitch, vedrai che adesso si riprende. Dieguitos però ricordiamolo che ha poco carburante, quindi molto probabilmente, a meno che non sia una sua strategia ben precisa, dovrà fermarsi di nuovo per fare carburante, quindi attenzione. Sì, perché comunque le gomme, lui forse ha calcolato i giri, diciamo, giusti per riuscire a ricucire un attimino questo svantaggio, questo che strappo, aveva, certo. Si è riuscito a avvicinare, allo stesso tempo dice torno in concomitanza, anche approfitto di cambiare anche le gomme, quindi potrebbe essere stata una mossa di strategia, forse un po' affrettata, giudicata un pochino male da noi, un po' può darsi, certo. Adesso andremo a vedere, ma questo fa parte anche del nostro mestiere, cercare di interpretare, e dopo avremo delle ragioni o dei torti. Chiaro, chiaro, ci prendiamo le nostre responsabilità, Billy. In questo momento gli sta lampeggiando la spia del serbatoio di Falocchiolino, ed è il momento di mettere mano al portafoglio per lui e tira fuori un bel 100 euro, perché adesso deve 50 non gli bastano, qui deve mettere dentro carburante. Non so se ce la farà arrivare a fine gara, comunque vediamo che perlomeno un 3/4 di serbatoio li dovrà mettere, e vediamo soprattutto con che gomme usciranno, perché
potrebbero pensare anche di fare uno stint di gara più lungo, magari con le morbide piuttosto che le super morbide. Vediamo, andiamo a vedere anche questa, perché comunque vediamo. Tutti con le super morbide. Nel frattempo ti faccio notare che Dieguitos, nonostante gli stia lampeggiando il serbatoio, ha continuato, ha tirato dritto, non si è fermato ai box. Quindi sa di poter fare volte ancora, sa che può fare tranquillo un altro giro, spero per lui che non sia una dimenticanza. Gli ha citofonato Toto Wolff e gli ha detto box al prossimo giro, non a questo, quindi stai fuori e dagli il gas che ce n'è bisogno. Il nostro Gigi Rox, quando è in palla e quando glielo lasciano fare, fa delle gare bellissime, e lo sta dimostrando questa sera, e si sta dando davvero da fare per tenere dietro queste bestie di Speedy. Complimenti a lui per la bellissima gara questa sera, stava facendo davvero molto molto bene. E il nostro Dieguitos, che è partito un po' più indietro del solito, ha avuto qualche difficoltà, adesso ha recuperato, insomma sta dando lo spettacolo. Peccato che deve andare in box, perché ormai sarà fatto sotto, ormai c'era, era lì, comincia a annusare il profumo, perché questo non è puzza per noi, questo è profumo dei gas che escono dagli scarichi, e si porta in questo momento in box, che lo staranno aspettando. Col carburante nelle mani, caro Billy, perché era quella l'urgenza. Soprattutto sì. Infatti, era quella. Guarda, se vai su di lui, eccolo qua che mette mano al portafoglio, allunga. Ha tirato fuori la tessera. Momento, no, io tessera, l'ho visto bene, aveva la tessera. Intanto guardate che gli portano un bel cannolo siciliano con una bella ricotta fresca per tirarlo un pochino su. Riparte il quarto con allora. Una mano al volante, cannolo in bocca e l'altra mano sul cambio. E vai che si vola ancora con questa Nissan. Attenzione, mamma mia, uscita di box, e deve cercare di vedere dove allora, niente, di nuovo super morbide e poco più di un quarto di serbatoio. E allora non è un caso, e allora è proprio non è un caso, è studiata, è studiata. Poi glielo chiederemo se arriverà in podio, perché facciamo le interviste post gara, e quindi se arriverà Speedy, a podio. Adesso Speedy si gira, attenzione, portati su Speedy, perché ha fatto una manovra incredibile. Andiamo a vedere. Salto che Fast e Furious, altro che andiamo Toretto, a vedere. Quasi si stava girando la tenuta contro sterzo, altro che Fast e Furious. E però adesso uscita, sentito aveva la voce di Billy Bully ed è andato a sporcare troppo le gomme, ma ha tenuto la macchina in un modo incredibile. E allora Toretto, ci fate una pipa voi di Fast and Furious, ci abbiamo Speedy. Fa il drift il nostro Speedy, oltre a fare i numeri e ad essere velocissimo si permette anche del drift, molto molto bravo. Poco dopo purtroppo è uscito un po' troppo, sporcato troppo le gomme, ha perso adesso questo vantaggio, ho visto di primo stato 5 secondi, quindi in questo momento in seconda posizione, se ci portiamo appunto su Gigi. Certo, siamo con lui e lo vediamo bello tranquillo. E tira il finestrino, mette fuori il braccio dal finestrino e si farà questi 17 minuti in tutta tranquillità, perché ormai sente il profumo del podio, è in bocca l'osso, in questo caso l'osso di questo mastino è il Occhio però, occhio perché podio. Andiamo a vedere. Occhio perché io sono su di lui e in questo momento ha le gomme ben consumate il nostro Gigi, quindi dovrà fare una sosta. Guarda, tra l'altro, Gigi come consuma proprio le gomme, specialmente l'anteriore destra, sta andando su cerchioni, quindi ci aspettiamo un'esplosione del pneumatico a breve se non entra in box. Speriamo di allora, no, speriamo tutto di si no. Può ribaltare. Quindi, Arlo, tutto si può ribaltare. Assolutamente sì, le gare non finiscono finché non finiscono, si dice, vero Billy? Si taglia il traguardo. Ma ancora Speedy che sta cercando di recuperare questo piccolo errore con grande spettacolo, entra nel cavatappi quasi di traverso con questa sua Lexus potentissima, 600 cavalli, 650 cavalli addirittura sotto il culo hanno delle belve. E allora ragazzi, tutti pronti, entriamo in modalità belva qua con Arlo e Billy Bully, perché ci scateniamo in questi ultimi 16 minuti, quest'ultimo quarto d'ora di gara. Ragazzi, se dovete andare in bagno fatelo adesso, perché ora si fa sul serio. Adesso qui potrebbe ribaltarsi tutta la situazione, le strategie vengono a galla, ragazzi. Andiamo allora a vedere un attimino, perché qua si vola. Allora ne approfitto un attimo di questo momento un po' di cristallizzazione delle posizioni, Billy, per innanzitutto segnalarti che abbiamo perso Amamatsu Boy, che deve avere crashato perché non c'è più in stanza. E poi volevo salutare e ringraziare tutti coloro che hanno cominciato a seguirti come Alebar, Box Beppe, Lombo, che ringraziamo e che si è abbonato a noi, al nostro canale,
digitale grazie ad Amazon Prime. Grazie mille Lombo per aver fatto questa grande cosa. Salutiamo Kimi Bracconen, anche lui che ha cominciato a seguirci, Matteo Fix che anche lui è un fresco abbonato, grazie Matteo, Lolli Picci, Matti The Best, e poi abbiamo il Bruhito che ha sottoscritto un abbonamento per un mese, grazie il Bruhito, grazie mille anche a te per sostenere il nostro lavoro. Poi c'è la Bruita che deve essere la sua amorosa, Marco P1982 che ha iniziato a seguirci, Leo, Rifranti Andea e molti molti altri. Vi ringraziamo ragazzi per questo gesto bellissimo degli abbonamenti. Ricordiamo a tutti che coloro che ci stanno seguendo, che non l'hanno ancora fatto, che se vogliono possono iscriversi al nostro canale, anzi li invitiamo a farlo, e soprattutto che se hanno la voglia di sostenere il nostro lavoro e far crescere questo bel canale, questo bel team, possono abbonarsi alla cifra abbastanza modesta di 6,99€, quindi meno di 7 caffè al mese, e se hanno un account Amazon Prime possono farlo senza spendere un euro in più, solo collegando il appunto l'account di Amazon a questo di Twitch. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro main sponsor Italia Team Racing, produttore di volanti racing per vetture reali ma anche per postazioni simulative, cosa che a noi interessa molto molto di più. Andate sul loro sito perché hanno degli oggetti bellissimi, dei volanti replica anche della Formula 1 che sono spettacolari, e vi ricordiamo che in descrizione al video trovate un codice sconto che abbiamo solo noi di Racing Team Italia e vi permette di avere il 10% di sconto su tutto il loro catalogo. E si fermano i nostri protagonisti, perché Gigi Rox si è fermato ai box, si è fermato anche Mark VTS, tutti e Speedy. Dieghitos è l'unico che ha proseguito. Però purtroppo prevediamo che dovrà andare in box, credo, non ce la fa sì, fare tutta la... Sì. Quindi, però vedi, secondo me ha puntato molto sul fare una specie di undercut, cioè lui essendo molto veloce, molto leggero, con le super morbide e poca benzina, vuole guadagnare più tempo possibile su quelli davanti, cercando di anticiparli con dei giri veloci, ragazzi, quindi stiamo a vedere. Ha fatto l'undercut, quindi ha messo sotto il gatto, ragazzi. Anche perché il gatto non è morto, che sia rimasto vivo. Esatto. Anche perché, ragazzi, vi faccio notare che il giro veloce è proprio di Dieghitos in 1.14 e 176. Quindi in gara è che giro. Perché mi ricordo che era 1.14 e 800 e rotti, mi pare, sì, il tempo di sì, bravo, ricordi quindi, bene. Ragazzi, Dieghito ha fatto un viola incredibile, quindi veramente dopo tutto quello che è successo in questo momento si trova in testa. Andiamo a vedere sinceramente che cosa riesce a fare, perché ha poco carburante e probabilmente, secondo me, a detta mia, era meglio che poteva approfittare di mettere carburante abbastanza per tutta la gara. Probabilmente sì, era cosciente che le gomme si sarebbero consumate con le super morbide e quindi sarebbe chiaro, dovuto tornare allo stesso in box. Chiaro. Salutiamo Matsuboy che purtroppo ci ha abbandonato, ma è con noi in chat. Dice: stavo facendo un garone in lotta costante, ci dispiace da morire Alessandro, speriamo di riuscire a recuperare con la prossima gara. Un salutone, un abbraccione, ci dispiace tanto che tu sia uscito. Dieghitos, che è uscito appunto con gomme super morbide e serbatoio leggero, ha abbassato notevolmente il suo distacco da Mark VTS. Infatti si è portato in seconda posizione ed è a 9 secondi e 3, quando prima Mark da Gigi aveva circa 10 secondi e rotti. Infatti adesso Gigi è terzo con 13 secondi di distacco. Eh sì, questi ultimi pit stop hanno ribaltato un pochino le situazioni. Intanto è Dieghito in seconda posizione, quindi MRC VTS riprende la testa, quindi 8 secondi e 9. 9 secondi in questo momento, quindi non sono pochi, calcolando che mancano 11 minuti, siamo al 38esimo giro per queste GR2, appunto per questa nona tappa del Super GT Series 2020. Quindi Arlo, complimenti, io mi sto sentendo veramente a casa, mi fa piacere per me, mi fa piacere le gare, mi piace anche un attimino, ho visto
come combattono i tuoi piloti e come si comportano in pista, quindi ho visto anche del fair play che è molto importante, ho visto piloti veloci, ne ho visti meno veloci ma rispettosi della pista, che hanno combattuto come dei dannati lo stesso per l'ultima posizione come se fosse la prima, e quindi questo ti fa capire che sono tutti piloti motivati e che si sentono bene nei team. Vedo da casa che avete messo tantissimi commenti, quindi siamo arrivati quasi a 300 commenti mi pare, se non abbiamo superato, sì. Quindi una chat infuocata anche per voi ragazzi, è molto molto importante, perché i veri campioni siete voi da casa, il cuore di tutto questo, perché siete voi che spingete e date carica alle persone come noi che facciamo la diretta. Quindi io vedo 280 commenti, ragazzi, pronti via, facciamoli arrivare a 300, sono solo 20, quindi buttiamo là un bel commento e salutiamo tutti, un abbraccio forte da Billy Bulli a tutti voi, anche se non vi conosco personalmente, ma ci sono e sento il vostro calore ragazzi. Vai Arlo, a te la parola. Grazie, hai detto bene Billy, i nostri fan, i nostri follower sono la nostra vita, il nostro sangue, il nostro cuore, li ringraziamo sempre per la grande partecipazione che hanno in chat e sempre nelle nostre live, quindi grazie, grazie, grazie davvero. E siamo davvero in finale, stiamo veramente vedendo le ultime fasi di questa gara, siamo a 9 minuti e 30 di tempo restante Billy, e ormai le strategie sono definite, sono ormai nelle fasi conclusive ormai, e Speedy si è portato in terza posizione, Dieguito si è dovuto fermare come dicevamo per penso ormai la sua ultima sosta, chiedo scusa, un po' di tossina, non è coronavirus, ve lo dico, e Dieguito esce dalla sua ultima sosta con l'ennesimo treno di Super Morbide e sempre con la stessa quantità di carburante, quindi Billy io credo che ormai ci siamo, che ormai abbia deciso che questo è il suo modo di affrontare questa gara, la sua strategia definitiva. Quindi, bene, ascolta, volevo chiederti, dimmi. È un caso che non vedo in pista le Honda, o è proprio una stata la scelta dei piloti, o era proprio organizzato, credo, l'evento? No, noi abbiamo lasciato libertà di scegliere nelle... sembra strano, perché comunque la Honda delle tre è la più veloce, probabilmente la più scorbutica, un pochino la meno... Sì. Composta, e probabilmente nonostante la più veloce in questo circuito che non ha rettilinei e velocità di punta alte, probabilmente era la più svantaggiata. No, ma io caso... ti dico questa cosa Billy, noi abbiamo dato libertà di scegliere qualsiasi auto ai nostri piloti, però abbiamo detto loro, quando scegliete un'auto tenete quella per tutto il campionato. Perfetto, quindi loro hanno fatto hanno fatto delle prove, sì. Hanno visto che comunque il miglior equilibrio, la miglior scelta è più veloce, ma diciamo su un circuito come questo avrebbe perso molto, certo. Perché era difficile da contenere la potenza Certo, infatti. Alla fine, hai visto, è passata un'oretta in compagnia. Ci siamo divertiti, ci stiamo ancora divertendo. Quindi stasera ragazzi tutti andiamo, dove andiamo stasera? Dove vi portiamo stasera? Ma guarda, visto che siamo in California, io direi di andare a Hollywood Planet, il ristorante proprio di proprietà di Schwarzenegger e Stallone, ci andiamo a fare una birretta lì da loro. Tra l'altro saremo ospiti, perché prima ci faceva segno. Infatti. Di andare là da lui, quindi adesso ci faremo tranquillamente portare questo fantastico ristorante. Ci andiamo a fare un bel hamburger, una bella birretta lì da loro, facciamo quattro chiacchiere. Attenzione! Un bel hamburger da un chilo. Qualcuno fuori ho visto, si è spostato per lasciare passare. Si è spostato Falco per lasciar passare Mark VTS, sì, ormai, che è notoriamente super veloce, quindi mamma mia, DP Garney fa fatica a controllare l'auto. Deve un pochino battagliare con la sua. Ali Gianni è purtroppo decaduto in dodicesima posizione dopo aver battagliato con tutti. Ali Gianni dopo una bellissima lotta è pieno di cerotti di bende. Sì. Ha combattuto a mani nude proprio. Ha fatto un garone questa sera Ali Gianni, davvero complimenti, e il suo compagno di squadra Gatto Nero in decima posizione si può dire altrettanto, perché ha lottato come un leone, non come un gatto stasera. Bravo Gatto. Diciamo, attenzione, Dimmi, vai. Attenzione, perché è un doppiato, davanti di Picarmi. Stavo notando che in quarta posizione Speedy
ha uno svantaggio di 2 secondi e 8, che sì. In questo momento, fino a un attimo fa, Dieguito stava salendo col vantaggio, invece in questo momento non so cosa è successo, ma sta scendendo. Sembra che Speedy ha deciso di spingere al massimo, perché manca 5 minuti e se va avanti così potrebbe potrebbe la sua per guadagnare la terza posizione. Mamma mia, mi ha sentito il peso di Billy Bully, niente, ai box. Quindi, sì, si ferma. Pochi giri, vai, box, sbaglia qualcosa, la macchina ferma, guarda cosa è successo. Guarda su Speedy, fermo il box, accidenti. Speriamo che non sia un bug. Speriamo che non sia un bug per Speedy, Peter, perché rimasto, questo fermo. Uscito. Ha rotto il motore, cambio, ho preso fuoco la macchina, è sparito. Peccato, avevamo un protagonista che stava facendo una gara meravigliosa, Speedy, stasera. Cazzo Nori, ma li vogliamo mettere a posto tutti questi bug? Mamma mia, è un macello, caro Billy, ogni volta perdiamo dei protagonisti così. Io immagino in questo momento dentro l'abitacolo. No, non voglio neanche saperlo, perché altrimenti ci chiudono il canale. Che sfiga, ragazzi! Peccato. Che sfiga, anche da casa lo stanno scrivendo. Mamma mia! Una gara e poi io poi sopra di lui con la mia voce non vorrei aver portato sfiga, perché io sono un po' anche, sono un po' mezzo paraculo e mezzo paragnosta, ma non voglio portare sfiga là dietro. Guarda, cazzo, mi alleggeriresti di un fardello, perché quando succede a me danno a me del gufo, sì, quindi stasera la giro a te, dai. Quando parlo succede sempre qualcosa, infatti ho detto, ragazzi, ma è un po' il rischio del mestiere, no? È un po' il rischio del mestiere quando non voglio fare il gobbo portasfiga. Ma intanto ormai purtroppo chiusa la gara per lui, ma ha certo dato modo di far vedere. Ma è stato un meraviglioso stasera, ha fatto delle lotte incredibili, ha davvero imperversato in molte battaglie, quindi Speedy, un applauso. Sì, un applauso in diretta, veramente grande pilota. Complimenti. Voglio dire che, dimmi, se Dieguito non torna ai box perché ha calcolato giusto la sua strategia col carburante, probabilmente l'entrata dei box del pilota di Speedy, mi sono scordato il nome, di Speedy, purtroppo non avrebbe mantenuto la terza posizione. No, credo anch'io. Quindi sarebbe andata in quarta, visto il distacco di 19 secondi. È vero. E Dieguito, quindi Dieguito se l'è meritata, ragazzi, non andiamo in giro a dire che Dieguito, guarda, ha avuto il culo di se l'è no. Se guarda, l'è meritata, l'avrebbe meritata, giusto Arlo? Certo, bene, assolutamente, no? Perché... guarda, dando onore, tantissimo onore a Speedy, perché stasera se l'è meritato tantissimo, come ripeto, un grande applauso, è stato bravissimo, un interprete incredibile, però di questo, non si di può dire del GD Sport, certo, Team dei Racing Team Italia, quindi ha scritto anche lui oggi sul diario, ha scritto qualcosa, bravissimo qualcosa. Poi, però naturalmente succede anche nelle gare vere, a noi succede questo, a volte si casca e noi ci piace dire che ha rotto il motore, che ha fuso, ha spaccato i pistoni, ma se ti porti avanti vorrei dedicare 2 secondi al campione là davanti, MRC VTS, perché ha fatto saltare fuori i pistoni, ha fatto sudare i pistoni di questa GTS dall'inizio alla fine. Sin da subito ha messo le sue ruote avanti, ha fatto vedere che è un grande campione e qua lo terremo d'occhio, quindi già da subito mi mette gli occhi su questo pilota, perché voglio vedere cosa combinerà nel GT Sport Team, e spero per voi e per lui che sia un grande campione, perché così Billy Bully urlerà il suo nome anche nelle nostre live. Poi ti invito ufficialmente adesso, una qualche volta poi verrai anche tu a fare volentieri con me, molto volentieri, un turno, facciamo girare un po' tutti, perché Giri Sport Team non è una cosa mia, è una cosa di tutti, e i team che partecipano devono sentirsi parte di questa nuova famiglia. Ragazzi, da casa vi invito poi a seguire tutti i social, perché ormai siete entrati in questa famiglia ed è giusto che seguite anche tutti i nostri passi, perché dove andiamo noi andate voi e dove andate voi andranno gli altri, quindi andremo a fare delle cose incredibili. Attenzione, c'è una piccola lotta fra Samtor e Raim. Volevo dirti, sai come definiamo noi i piloti come Mark VTS? Sì. Li diciamo che sono maleducati, perché prendono e se ne vanno, non aspettano nessuno e non sono di compagnia, quindi sono dei maleducati. Ti salutano e dice ciao, ciao, arrivederci. Ti lascio. E no, comunque c'è questa piccola battaglia, ma tieni d'occhio che siamo a 45. Sì. Siamo a un minuto e 15, penso che poi ormai si sta defilando. C'è un termine che
Sì, 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 sì. Vedere anche se c'è qualche intanto vedo un pilota, no? Vedo un pilota fermo. Sì, ci sono i tempi di recupero. Aligiani è fermo ai box e ho paura che stiamo perdendo anche lui. Perché attenzione, è fermo. Siamo veramente al termine della gara, quindi sta succedendo sì. Qualcosa. Ultimo giro. Ultimo giro, intanto c'è una grande battaglia tra Santor e Ryan, ma vedo Santor a zero di benzina, proprio c'ha giusto gli sgoccioli, quindi mamma mia, mamma mia. Non so se ce la fa, non so se ce la fa, perché vedi che sta terminando adesso il giro, quindi ancora un giro da fare. Signore, attenzione, perché Santor viene senza benzina. Sarà durata la tira su con la cannuccia fino all'ultima goccia se vuole arrivare sotto la bandiera scacchi. E ci prova, ci prova, e ancora cerca all'interno Raim, sai che si fa vedere da tutte le parti. No, scusate, Santor si fa vedere da tutte le parti perché Raim è in settima posizione e cerca di tenere duro. Ma intanto, caro amico mio, portati in testa perché qui il nostro grande campione WTS MRC e si deve meritare un arrivo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Stiamo con lui fino all'arrivo perché è stato come sempre un grande. Termina adesso e si va nell'ultimo giro. Quindi, ufficiale, stiamo ultimando questa fantastica gara Endurance di 60 minuti. L'ultimo giro. Qualcuno già fuori tempo, ha già cominciato la posizione a Black King. Quindi, chi non ha più tempo di concludere il giro, quindi tempo restante 2 minuti e 44 per gli altri. Ma eccolo qua che arriva il grande, sventola la bandiera e allora complimenti RC20S, complimenti Arno, che gara che ha fatto. Scusa, complimenti Mark, niente paura, niente paura. Arriva scodando, ragazzi, anche il grande Gigi Rox in seconda posizione, addirittura la fa sbandare, la fa andare in retromarcia. Grande, grande Gigi, contentissimo per questo bellissimo Dieghito. Risultato e Dieghito che ha fatto una gara mostruosa. Grande Diego, grande, grandissimo. Arriva che attenti tutti dietro, anche in quarta posizione per Tungos. Attenzione, quindi, ragazzi, Tungos che addirittura va sulla sabbia per festeggiare il quarto posto. Arriva, bravo tranquillo. John, porta il Too Fast to You come targa, troppo veloce per te. Il Patata Team in quarta posizione, complimenti. Mentre abbiamo Black King quinto, che ora sta andando in coppia con il suo compagno di squadra DP Garney. Raim sesto, compagno di Gigi Rox. Bravissimo il Peppo in settima posizione. Ottavo Santor, che ha lottato come un leone. Gatto Nero anche lui molto molto bravo, che ha recuperato anche una posizioncina. Decimo Falco, undicesimo di Pigarney e dodicesimo Aligiani, che purtroppo è ancora fermo ai box per colpa di un bug. Ragazzi, stasera è stata una gara impressionante. Io sono veramente felice che Billy abbia potuto vedere questa gara, perché ha visto di che stoffa sono fatti i nostri piloti, non solo a livello di velocità e di agonismo, ma anche per quanto riguarda la loro correttezza, il loro fair play. Insomma, sono davvero davvero contento che le cose siano andate così. Purtroppo i bug di questo gioco ci hanno privato di alcuni protagonisti davvero brillanti questa sera. Amamatsu Boy per primo, che stava facendo una bellissima gara, Speedy poi, che era uno dei protagonisti lì davanti, e insomma poi adesso alla fine abbiamo anche lì Aligiani, che è fermo ai box e non riesce ad uscire, e questo probabilmente provocherà anche qualche piccolo problemino a livello di uscita dalla gara. Speriamo che riescano a risolvere. Nel frattempo io vado ad invitare i nostri piloti del podio, quindi Mark VTS. Intanto mi dispiace per i nostri telespettatori che vedranno uno schermo blu finché io faccio questa operazione, ma purtroppo è così. Certo, certo, vai pure. Grazie. Grazie a tutti che avete seguito la trasmissione. Continuiamo così perché, signori, qua si fa
veramente sul serio. È un gioco, ma il gioco è rimasto forte, perché avete visto in pista che si sta veramente andando forte. Ecco, mi sembra di aver capito che è qua dalla regia. Sì. Pronti! Eccolo il nostro Mark VTS. Buonasera Mark, buonasera Diego. E ciao, adesso aspettiamo tutti. Anche il nostro buon Gigi Rox che si unirà a noi. Non eccolo, eccolo. Buonasera. Grande socio! Ciao, buonasera buonasera a tutti, buonasera Gigi. Bravo Gigi. Ciao, complimenti a tutti, siete stati spettacolari, una gara meravigliosa. Purtroppo abbiamo perso Speedy a pochi giri dalla fine perché gli è crashato tutto e quindi sì. Purtroppo sì, abbiamo perso anche Ama e Ali Gianni che è entrato ai box e non è più riuscito, quindi come al solito Kazunori ha fatto delle vittime e pazienza, insomma, è andata così. Comunque ragazzi, io sono strafelice della gara di questa sera. Dimmi. No, se vuoi inquadrare che sono già su di te. Sono già su di te, ma lo sai che ancora voglio di guidare te. Mamma mia, che buono. Lui sempre. Lui si porta il volante anche anche a letto, non lo sai? Lui guida anche di notte. Nei sogni. No, comunque ragazzi, davvero davvero grande spettacolo stasera, sono veramente felice, sono gasatissimo, ancora l'adrenalina che pompa, immagino soltanto cosa possiate provare voi in questo momento. Quindi ragazzi, io a sprombattuto, senza perdere altro tempo, vi farei le domande di rito, partendo da Dieguitos, che stasera ha lottato come un leone ed è arrivato in terza posizione pur partendo un pochino indietro. Allora raccontaci sia delle qualifiche sia della gara, Dieguitos, vai. Sì, purtroppo le qualifiche avevo il passo, ma ho fatto il tempo con le gomme morbide alla fine. Ah, le super morbide non l'ho sfruttata perché ho prima trovato traffico, poi gli ultimi due giri buoni ho fatto degli errori e mi sono perso le qualifiche, sono partito quinto. Poi in partenza un delirio perché ho cercato subito di colmare il gap con Mark, che chiaramente è volato via subito. Niente, ho preso sportellate ovunque. Infatti io volevo chiederti proprio questo: a un certo punto ti abbiamo visto retrocedere pesantemente nella griglia, quindi volevo capire che cosa era successo, perché in quel momento io e Billy stavamo inquadrando da un'altra parte, quindi non abbiamo visto tutto. No, che... io adesso non mi ricordo esattamente chi fosse, comunque mi salverò il replay e me lo riguarderò. Sì. Stavo attaccando un altro pilota. Una volta affiancato, ho preso sportellate e basta, tant'è che sono finito anche fuori in ghiaia. Quello ti ha naturalmente parecchio, perché ormai a fianco col muso avanti e non posso prendere una tra l'altro prendevo sportellata e prendevo anche 4 secondi di penalità. Capisco. Non solo subivo il colpo ma anche la penalità che mi dovevo scontare, quindi mi sono dato da fare per cercare di distribuirmela nei 4 giri a disposizione. Bravissimo. Per evitare di perdere troppo il treno degli altri, ma comunque avevo girato 2-3 secondi più lento di quello che potevo. Certo. Poi abbiamo visto, mi ha aiutato nella rimonta, perché ho fatto una strategia all'attacco, sono riuscito anche a fare un bel tempo che riuscivo quasi a mantenere di passo, però in gara si sa che non sempre va come. Ma dimmi una cosa, Diego, ma tu l'avevi studiata proprio così, sempre gomme super morbide e poca benzina, oppure l'hai cambiato alla fine? Sì. Proprio così? No, l'ho studiato, le ho provate tutte in allenamento e l'ho studiato proprio così, perché mi rendevo conto che se fossi riuscito a non fare errori avevo un bel tempo di sparo, un bel tempo secco. Ok. Però bisogna mettere sempre in conto il traffico, bisogna mettere in conto le scie che... sono molto pericolosi in curva, la macchina non tiene nulla anche con le super certo. Altro pilota non riesce più a sorpassarla. Va bene, ti ringrazio Dieguitos, mi sono confuso un attimo perché stavo inquadrando Billy che girava e mi sono confuso. Comunque grazie Dieguitos, sei stato bravissimo, grazie, sei riuscito a contenere, sei riuscito. È un complimento anche a Gigi che finalmente l'abbiamo qui in grande. Sono contento, sono felicissimo che sia arrivato. Grande. Io anche, mi state rubando. Mettete...
Siete indisciplinati, volevo... stasera mi state rubando il mestiere tutti quanti, non va mica bene così, eh. Occhio perché è l'ultima volta che vi invito, se no. No, volevo, sto scherzando. Volevo fare appunto i complimenti, è stata una gara veramente incredibile, là davanti fino all'ultimo, anche dovuto al fatto delle strategie, non si sapeva bene chi riusciva a portare a casa, diciamo, il podio. Comunque si era visto da subito che MRC e VTS, diciamo, ha dato subito un passo veloce, e Gigi Roth dall'inizio che gli è stato dietro, quindi ha combattuto molto, ma soprattutto questo posto, diciamo, questo posto sul podio più meritato lo do a De Vitus, perché ha avuto molto più traffico, ha dovuto combattere più volte con Gianni, che gli ha fatto un po', diciamo, da tappo, non per dire che è uno più veloce o no, però ha dovuto veramente combattere ogni posizione che si è guadagnato, e poi ha avuto una strategia diversa da tutti che al momento mi ha lasciato riflettere, non capivo bene, perché sembrava al momento che metteva meno carburante, dico, ah, beh, forse ha sbagliato, esatto, a schiacciare, l'ho anche detto, seguiamolo per capire. E invece la sua strategia di poco carburante, che andava, diciamo, a pari passo con l'usura gomme, è riuscito a portarlo in terza posizione, meritata, perché ci tengo ancora a dirlo, perché l'uscita di Speedy non gli ha regalato la terza posizione. No, terza posizione era sua proprio guadagnata, perché c'erano dei secondi di vantaggio, e mentre Speedy era davanti in terza posizione, ma poi era andato in box. Purtroppo ai box, all'entrata dei box, si è piantata la macchina, e comunque sì, anche se, diciamo, riusciva, e non c'era questo bug, riusciva a fare il pit stop, uscito dai box avrebbe perso quella quarta posizione. Se posso dire una cosa, Billy, era già 3 secondi dietro Speedy. Sì, certo. Sì, per niente togliere a Speedy, però. Lo so. Però si stava avvicinando, si stava avvicinando, perché era 2 secondi. Cioè, sì, nell'ultima parte prima dei box ti si era un pochino avvicinato, e appunto stavamo notando questo con Billy, ma poi lui si è fermato ai box, e il crash ha voluto che si è fermato lì proprio per la gara. Però comunque ragionavamo con Billy il fatto che non ti ha regalato niente, nel senso che tu la comunque saresti non stato è un'opinione, quindi, esatto, diciamo, saresti stato avvantaggiato in ogni caso. Comunque bravo, bravissimo, complimenti, bellissima gara, sei riuscito a contenere i danni fra virgolette di una qualifica non proprio al top, ma bravo, bravo davvero. E stasera abbiamo un ospite d'eccellenza, 2 volte campione RTI, sia per quanto riguarda il Nazioni, sia per quanto riguarda la Porsche Cup, il grande Gigi, grande di altezza e anche di nomea, di come si suol dire, ma il nostro Gigi Rox, che è qui con noi stasera. Ciao Matteo. Ciao, benvenuto. Vabbè, innanzitutto grazie per i complimenti, stai un po' esagerando, però vabbè. No, vabbè, quel che diamo a Matteo, quel che è di Matteo, voglio dire, hai vinto 2 campionati ed è giusto ricordarlo, adesso te la stai lottando con questi leoni e lo stai facendo finalmente al tuo livello, a quello che siamo abituati a vedere, stai tornando in auge. E infatti, più che altro, non avevo capito bene un po' queste GR2, no? Adesso mi sono allenato un po' e ho capito bene il potenziale, stasera sono riuscito a fare bene. Hai cominciato a capire come fanno di cognome, diciamo. Più o meno. E niente, mi sono divertito tantissimo, i primi giri in apnea, cioè veramente... E quindi veramente un complimento a Mark, che cioè, non riuscivo a prendere, stavo lì sempre dietro, ma ho... mai un errore. Bravissimo. Io un po' ne ho fatti, per fortuna non enormi, però un po' ne ho fatti. E niente, no, mi dispiace un po' per Diego, che appunto vedevo che scendeva un po' in classifica, non capivo come mai, sarebbe stata anche una bella lotta con lui. Certo. Niente, perché il passo ce l'aveva, perché secondo tutti quegli errori lì, o comunque bagare un po', che era solamente 10 secondi dietro di me, secondo me, senza quelle episodi lì era davanti. Chiaro, insomma, è chiaro. Sì. Comunque, grandi complimenti Matteo, mi fa piacere di vedere che stai tornando competitivo come un tempo, che stai cominciando a dare del tuo a queste macchine, e quindi torni a farci divertire. Non che tu non lo facessi prima, ma sicuramente è più emozionante vederti qui davanti, dove eravamo abituati a vederti fin dall'inizio.
Quindi un applauso, un inchino, lo immagino, lo immagino. Un applauso e un inchino anche a te, bravissimo Matteo. E a questo punto io passerei al vincitore incontrastato anche questa sera, un grande maleducato che se n'è andato e non è stato in compagnia. Sto scherzando ovviamente, e parlo naturalmente di Mark VTS. Grande Marco, bravo. Ciao, grazie, grazie. Che dire, sei stato incontenibile anche questa sera, hai fatto tutto quello che si poteva fare. Raccontaci un po' la tua. Guarda, questa pista non mi è mai piaciuta più di tanto, so che è strano, per fortuna. Però non mi piace, perché è molto difficile, nel senso che non ti lascia margine d'errore, tocchi la ghiaia e prendi 8 secondi, certo, perdi 8 secondi, quindi ho detto, vabbè, l'unica cosa che dovevo fare era non sbagliare niente, ridurre il passo. Infatti il passo del 14 ce l'avevo, però non mi andava di rischiare, infatti inizialmente volevo indurre un pochettino all'errore Gigi Rox, perché tanto ho detto, tanto parte dietro, ho detto, dovrà essere lui ad attaccare me, no? E se prova ad attaccarmi, qua è facile sbagliare, perché devi spingere proprio tanto, quindi cercavo di tenerlo più o meno alla stessa distanza. Poi ogni tanto prendevo un po' di margine, poi lasciavo un attimo il piede, poi lo riprendevo. Poi ho visto che si è staccato, non so se ha commesso qualche errorino piuttosto che, allora lì ho detto, vabbè, riduco il passo e rimango costante. La mia idea era di rimanere sui 15-16, poi altalenavo un po' fra il 14-15-16, però l'unica cosa che mi interessava era non sbagliare niente in questa pista e non esagerare, perché 60 minuti qua sono veramente, veramente infiniti. Certo, io poi ho visto che tu hai fatto un tempo di 1.14.8 in qualifica, mentre poi hai abbassato a 1.14.1 in... No, uno l'ha fatto Dieghito. Scusatemi, un piccolo errore di disattenzione, perdonami. Però voglio dire, avete girato comunque su dei tempi davvero davvero importanti, e questo significa che vi siete dati davvero da fare con l'allenamento, e nonostante sia una pista ostica come hai detto tu, e addirittura che non ti piaceva tanto, ci avete dato dentro, insomma. Questo fa piacere, perché vuol dire che amate quello che fate e lo fate davvero con il massimo impegno. Questo non ci può che... Assolutamente sì. Che non ci può che far piacere. Infatti in questi giorni so che vi state allenando tantissimo anche per il prossimo campionato che faremo in collaborazione appunto con Billy, e questo insomma rispecchia una grande serietà e professionalità dal vostro punto di vista. Mi fa piacere. Ecco, io penso di aver concluso le domande. Chiedo a Billy se vuole chiedere qualcos'altro, se vuole aggiungere qualcosa. Ma io più che fare domande, che ho già visto tutto e ho già le mie risposte, quindi piloti di alto livello, e quindi sono contento di diciamo avervi conosciuto, e questa collaborazione e con i GT Sport Team porterà ancora il vostro livello più in alto, perché vi confronterete anche con piloti veloci di altri team, e quindi uscirete un pochino magari dagli schemi del vostro team, e quindi si va a correre con piloti veloci, quindi sicuramente ci saranno gare spettacolari e dove io avrò piacere di gridare il vostro nome. Quindi io più che far domande approfitto per dare il benvenuto a tutta la famiglia Racing Team Italia. Grazie. Alla GT Sport Team, e quindi presto le parole e valgono, diciamo, sì, tanto, ma noi faremo i fatti e li faremo insieme a voi. Questo è grazie, grazie. Grazie Billy. Chiedo a voi anche piloti se volete aggiungere qualcosa prima che io faccia la mia consueta chiusura. Io complimenti a Gigi Rox, finalmente come voleva lui è arrivato a podio. Grazie, complimenti. Grazie. E vabbè, bravo anche Dieghito, come sempre, è inutile che te lo dico. Ciao Gigi! Forza Team Koji e forza Marco, tutti gli altri. Ormai abbiamo l'abbonamento qua. Beh, non ci può fare che piacere che siate che abbonati. Speriamo, dai. Bene ragazzi, io vi ringrazio ancora tantissimo per essere stati con noi, come sempre dopo una gara dove l'adrenalina la fa da padrone e sarete stanchissimi. Vi ringrazio come sempre, ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito stasera in questa live speciale, perché c'era Billy con noi, e vi ricordo naturalmente, grazie, se
Ma grazie poi, a voi, poi adesso lo ringraziamo per bene. Dicevo, ringraziamo tutti i telespettatori, ricordiamo loro di iscriversi al nostro canale se non l'hanno già fatto, e che se vogliono possono sostenere il nostro lavoro abbonandosi a una cifra irrisoria di 6,99 euro, meno di un caffè al mese, meno di un caffè, di 7 caffè al mese, scusate, quindi molto molto basso il prezzo, e se avete un account Amazon Prime potete farlo senza spendere un euro in più, quindi fatelo e ci farete davvero contenti, ci farete un favore, ci aiuterete a portare sempre nuovi contenuti. Salutiamo e ringraziamo ancora una volta ITR, nostro sponsor principale Italia Team Racing, e naturalmente il mio ringraziamento speciale questa sera va a Billy, che mi ha tenuto compagnia e mi ha davvero fatto molto molto piacere averlo qui con noi, e insomma questa collaborazione penso che sia partita nel migliore dei modi, ecco. Così deve essere. Certo, certo. Bene, signori, io vi do la buonanotte, ringrazio ancora tutti quanti e vi ricordo che siamo domani sera di nuovo in live con questo campionato Super GT, ma correranno le Gruppo 3. Mercoledì sera ci sono le Super Rally Challenge gruppo B, e giovedì e venerdì invece siamo con il Rookies Cup, le gruppo 4, lobby 1 e lobby 2. Quindi state sempre con noi perché c'è sempre tanto da divertirsi. Buonasera a tutti, grazie ancora Billy e buonanotte. Ciao ciao. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao ragazzi.